Nessuno si aspettava qualcosa del genere. Un frastuono e dopodiché il finimondo, non si è capito più niente. Stavo per rimettermi a letto, mi sono trovata l'acqua insieme ai detriti sotto al ginocchio. Addirittura qui c'era un'edicola, ha portato l'edicola tutta via. Poi sirene che suonavano, allarmi di macchine accese, un incubo. Le vetrine divelte dei negozi, le auto accartocciate. Il giorno dopo l'alluvione, il fango a Casamicciola ingoia ancora le case. Quando lasciamo l'isola e finalmente ci togliamo i sacchi di plastica per proteggere i piedi dal fango, sono 7 i morti accertati. Anni di sacrifici. Uno ha distrutto tutto. Questa è la hall, è già stata liberata in gran parte dal fango. E adesso dobbiamo avviarci verso il centro termale, dove ancora non si riesce ad accedere. Ci sono 120 centimetri di fango lì. Cosa sono? Erano gioielli. Oramai ho perso tutto qua. Vieni qualcuno o no? Siamo in guaiati pure qua. Stai provando a metterlo in moto? E le auto sono tutte andate via, il lavoro è perso ormai. Pensi che noi eravamo già stati danneggiati dalla frana del 2009? Si ripete, perché? Perché stanno sempre tutti intasate a monte, tutti i canali dove dovevano fluire le acque. C'è bisogno di opere di manutenzione costante, ora sono decenni che invece non si programma più nulla. Per limitare i danni l'unica cosa da fare è evitare di costruire abusivamente nelle zone a rischio. I politici sapevano di questa situazione, le vittime, la colpa è loro. Di morti ce ne sono stati parecchi, io dico che a questo punto basta. Guardate questa panoramica, questa Ischia, e risparmiateci almeno per questa volta la retorica del disastro naturale, della catastrofe improvvisa, perché quanto accaduto a Ischia ha davvero poco a che fare con gli eventi atmosferici, che per carità ci sono frequenti, drammatici, ma questa tragedia qui ha molto a che fare con la mano dell'uomo, con la follia di costruire dove non si può e non si deve, nel rifiuto di ogni regola e di ogni prevenzione. A Ischia sono quasi 3.000 le costruzioni abusive che secondo la magistratura andrebbero abbattute. Sapete quanto sono state demolite dal 1998 in poi? Una ventina, cioè niente. Le richieste di condono invece sono state 27.000. Tutto si cerca di condonare, nulla si abbatte. Da allora sanatorie, rinvii, ritardi, occhi chiusi, bocche cucite, la politica locale e nazionale incapace di far rispettare le leggi e propensa invece a non indicarsi la popolazione, quindi per convenienza o necessità a far sì che gli abusi vengano sanati e non abbattuti. E oggi, ahi noi, si scava nel fango e si recuperano corpi di intere famiglie come quella che stamattina è finita in prima pagina sul Corriere della Sera. Mette i brividi questa famiglia felice finita sotto il fango, bambini, due ragazzini, un neonato morti in questo disastro. Quella di Ischia è una storia tutta italiana, un caso se volete semplicissimo e proprio per questo complicatissimo. Lo abbiamo capito tutti che a Ischia, ma anche in tante zone d'Italia, o si abbatte o si piange. E la politica, ahimè, ha scelto di piangere per qualche giorno, per qualche ora, tanto poi domani è un altro giorno. Ne parliamo questa mattina con Maurizio Gasparri, buongiorno, ben trovato, vicepresidente del Senato, e Goffredo Buccini, firma di punta del Corriere della Sera, che di queste tragedie ne ha viste e raccontate tante, tra l'altro come me è campano, quindi conosce molto bene la situazione di Ischia, basta farsi un giro in barca sulle coste di Ischia e si vede cosa è diventata quella costa, che scempio è stato fatto. Vedo collegato con noi Augusto Minzolini, direttore del giornale, buongiorno Augusto. Ciao, ben buongiorno. Trovato. Vedo Tommaso Cerno, collegato anche lui con buongiorno. Noi, direttore dell'identità. Buongiorno Tommaso. Buongiorno. Allora, signori miei, stamattina ho visto su Twitter una
una prima pagina della Stampa che mi ha molto colpito, me la fate vedere? Perché trovo che ci fa capire tutto su quello che stiamo un'ennesima volta vivendo. La Stampa, 27 ottobre 1910, il re visita Casa Micciola e Ischia devastate dal nubifragio. Dalle parti mie, a casa mia specialmente, mia nonna diceva qua succede Casa Micciola. Una Casa Micciola. Ci fu anche un terremoto nel 1883, un detto famoso, esatto. Perfino Croce rimase sotto le macerie. Quindi voglio dirvi che certamente Ischia è una zona fragile, tutti certo. I geologi dicono da tempo cos'è quell'isola, ma ovviamente costruire nei luoghi sbagliati, costruire case su case, accrocchi di case fatte in una sola notte, non aiuta nessuno. Allora, comincio a sentire subito il vostro parere. Anzi no, facciamo una cosa, scusatemi, parto col collegamento da Ischia. Lucia Cirello è a Ischia, stamattina ci siamo sentite, ma ha raccontato di una situazione ancora tragica nel vero senso della parola. Ludovica, eccomi qua. Sì, Mirta, è una situazione ancora tragica, te lo faccio vedere subito, guarda, è appena arrivato un signore del luogo a spalare in questo punto preciso di Piazza Bagnai, dove noi ci troviamo nel cuore di Casa Micciola, quindi nel cuore della tragedia che è successa. Non so se riesci a capire il livello del fango, quanto sì. È alto, si capisce guardando banalmente la macchina. Ecco, perché ti parlo di una situazione ancora molto delicata? Perché le condizioni meteo peraltro prevedono non notizie positive. Per domani si prevede probabilmente pioggia e tutto questo che è fango e acqua, se domani dovesse malauguratamente tornare a piovere qui a Ischia, continuerebbe ad andare giù insieme ad altri detriti che ti faccio vedere. Quella che c'è qui davanti era una fontana ed era circondata da piante qua. Grandi e vasi. Esatto, da vasi grandi come quello che vedi di Velto lì in fondo. E oggi invece è circondata da questi massi che sono venuti giù dalla montagna. Ti faccio vedere la grandezza, guarda. Perché la grandezza dei massi ci fa capire anche la pazzesco. Violenza, guarda i massi che la sono violenza cascati. Della colata di fango. Sono enormi. Al lavoro vedi i bobcat, vedi i volontari, vedi le persone del luogo. Ci sono 160 volontari della Protezione Civile, ma molti residenti qui. E poi se Marco viene con me ti faccio vedere anche il punto preciso in cui dalla montagna è venuta giù, cioè la parte della montagna che si è staccata e che è venuta giù. Questa è un'altra zona, è quella che è la strada che viene chiamata dai residenti Via della Lava, pensa un nome diciamo evocativo, diciamo questo. Lì sopra c'è quella villetta bianca che è dove sono stati salvati, dove è stata salvata quella famiglia tramite l'elicottero. Ieri se ne è tanto parlato, quella è rimasta sospesa sul con vuoto. Più nulla sotto. Esatto, sospesa sul vuoto perché lì sotto, come vedi, c'è un pezzo di montagna a brullo ed è quella che è venuta giù ed è da lì che tutto è partito e poi lungo questa strada ha trascinato macchine, motorini, persone, il fango è entrato all'interno degli alberghi, delle case, questo era appunto un albergo termale, nella zona in cui siamo scorre acqua termale. Noi abbiamo pensato, Mirta, di percorrere insieme a te questa via della lava nel corso della puntata a telecamera aperta per seguire insieme il corso della colata di fango. Appunto adesso provando a fare un po' di attenzione, sono venuti giù anche i pali della luce elettrica, quelli che portano anche la linea internet, quindi ci sono varie difficoltà, però probabilmente la cosa migliore da fare in questo momento per farti capire, ci proviamo, farti vedere con i tuoi occhi quello che è successo qui a Ischia, è fare insieme questa strada. Senti Ludo, mi aggiorni anche sui dispersi, le vittime, qual è la situazione al momento? C'è stata una riunione con il prefetto, tra il prefetto e i sindaci, dovremmo tra poco poter incontrare il sindaco di Lacco-Ameno, il quale ci dovrebbe dare degli aggiornamenti. Quello che sappiamo è che questa mattina c'erano ancora 5 dispersi e probabilmente uno è un minore, è il fratello di 16 anni di quei due fratellini trovati ieri, nella giornata di ieri, quindi tra questi 5 dispersi dovrebbe esserci ancora almeno un minore. Questo è quello che ci è stato detto, però da quella riunione della prefettura credo saranno venute fuori altri aggiornamenti e quindi in corso di puntata sicuramente ti potrò aggiornare anche su questo. Allora Ludo, va bene, ci richiedi la linea appena ti sei un po' spostata, ci fai vedere dell'altro, avete capito benissimo qual è la situazione, le scene sono molto evidenti. Goffredo, parto da te, fenomeni atmosferici eccezionali sappiamo che ci sono, dissesto idrogeologico, abusivismo edilizio stratificato negli anni, nei decenni, condoni che continuano allegramente a
pensare che si possa far finta di niente, e intanto noi viviamo sempre le stesse tragedie, commentiamo sempre le stesse scene e i morti soprattutto. Vorrei condividere con voi un attimo di imbarazzo, perché se voi sostituite le date, le nostre parole sono esattamente, e anche le nostre facce, sono le stesse, del 17 col terremoto, del 2009 e del 2006 con le alluvioni. Tu giusto, opportunamente hai pescato una pagina del 1910, probabilmente avrebbero usato un altro linguaggio più forbito o più lento del nostro, ma per dire le stesse cose. Cioè, noi continuiamo a ripetere le stesse cose e c'è una coazione a ripetere da cui non riusciamo a uscire, che obiettivamente mette in imbarazzo, secondo me, chi come giornalista deve commentare questa roba, perché sembri pazzo. Hai un senso anche di impotenza, no? Perché siamo qui a raccontare sempre le stesse cose. Secondo me anche noi dopo una settimana ci distraiamo, cioè è una cosa talmente complicata e aggrovigliata che dopo un po' tutti fanno finta di niente sperando che non risucceda, e questo è il vero punto. Secondo me è anche forse da superare il derby tra abbandono del territorio, nel senso di non intervento, e abusivismo, perché è il combinato disposto delle cose che produce questa roba qui. Io capisco che gli abitanti del posto si giustificano così, però nessuno ci mette in sicurezza la montagna. Io ci sono stato col terremoto e i sindaci addirittura ci additavano, i sindaci di allora, a noi giornalisti, perché insistevamo sull'abusivismo, ci additavano alla gente. C'è stato un attimo di forte impopolarità dei giornalisti in oggi, quel infatti, momento. Fabrizio Roncone nel suo articolo, Fabrizio suo, lo rileva nel suo pezzo. Allora, ci sono sindaci, ci sono politici che hanno fatto campagna elettorale sull'abusivismo a Ischia, cioè incentivando all'abusivismo. Adesso c'è questa bellissima polemica sacrosanta, devo dire, perché quello del 18, se non è un condono, lo chiamiamo Ciro, Beppe, ma sempre condono è. Conte continua a negare, te lo voglio dire. Purtroppo ci sta scritto, c'è proprio scritto nell'articolo 25 come bravo, accedere infatti, al condono. Adesso guarda, mi aiuti su questo. Avessero cambiato la dizione sarebbe stato meglio, dice alla via abbreviata. Fermiamoci un attimo su questa osservazione di Goffredo, però, perché ha ragione lui, bisogna farvi vedere una cosa. Allora, vi fate vedere l'articolo proprio. Quello era il decreto Genova, no? Guarda, che naturalmente è gazzetta ufficiale, che doveva fare la ricostruzione del ponte, una cosa anche è molto una sorta seria di autostrada per accedere più velocemente ai condoni che avevano chiesto, soltanto che peraltro articolo 25, fa riferimento, io mi provo pure attenta, però oggi fa riferimento al condono di Craxi e a quello di Berlusconi, cioè quello dell'85 e del 94 specificamente. Ed è perché sono condoni a maglie un po' più larghe rispetto a quello del 2003. Ma che sia una via che incentiva il condono è indiscutibile. Però nonostante adesso questo articolo 25, ieri la Lucia Annunziata, Conte dice che non è vero. Questo paese, forse lui non se n'è accorto, perché siccome nel 18 non contava niente, perché contava tutto Luigi Di Maio, che era il vero quello che allora dava le carte. 5 Stelle, lui era premier, non ti accanire con Conte, che già si vuole accanire a Gaspare, se no rubi la palla a Gaspare. No, per carità, ci mancherebbe altro. Non era affatto un condono, lo chiariamo. E Ischia, ci sono richieste di condono precedenti al 2018, prima che mi insediassi, per circa 28.000 abitazioni e più richieste per i danni da terremoto per 1.100 abitazioni. Sì. Allora, per mettere un po' ordine, per cercare di accelerare quelle pratiche impantanate con abitazioni non agibili, con situazioni a grave rischio, abbiamo introdotto quell'articolo 25. Ma attenzione, non è un condono. Abbiamo definito la procedura in modo ovviamente che si espletasse più celermente alla luce della legislazione già vigente, per esaminare quelle pratiche e dare una risposta. Allora, che però mi verrebbe da dire, Gasparri, per essere franchi, chi è senza condono scagli la prima pietra, perché pure voi l'avete fatto. Non c'è fatto pure loro, certo. Allora, se posso spiegare questa vicenda, ovviamente non voglio nemmeno fare troppe polemiche di fronte a morti e bambini travolti dal fango rispetto a Conte. A Ischia, in Campania, e in Campania Gialla, c'è un problema, lei è campana. La regione Campania, ai tempi di Bassolino, non ha recepito un condono del 2003.
perché quando si fa il condono, giusto o sbagliato, li hanno fatti tutti dall'epoca andata, e Ischia è fragile non solo dal 1910, anche prima, ricordavo anche un altro terremoto del 1883, esatto, geologicamente fragile. Nei secoli non abbiamo l'archivio dei giornali, anche in epoca pre-Gutenberg e pre-giornali, chissà quali tragedie saranno accadute. Cosa è successo? Che in Campania c'è un problema nel problema, perché non essendo stato recepito con norme regionali il condono del 2003, ci sono molti che non hanno potuto fare quello che a Catanzaro e a Bressanone, a Vercelli o a Belletria hanno fatto i cittadini. Giusto o sbagliato che fosse il condono, era una norma nazionale e la gente ha usufruito di quella norma. In Campania c'è un enorme problema non risolto, per cui se si dovesse dare seguito all'abbattimento delle case, ci sarebbe una situazione in cui non ci sarebbe nemmeno il posto dove portare i detriti. Dovresti capire anche dove mettere a vivere le persone, sono interi paesi. Ma guardi, paesi ho parlato abusivi dei detriti per non parlare delle persone che ovviamente vengono prima dei detriti, ma anche se lei le persone le mette, che ne so, per 2 anni in un albergo, il solo quindi non è gestibile la situazione degli abbattimenti. Quindi in Campania c'è uno specifico. La norma, che Conte finge di negare, porta un elenco di condoni e dice di semplificare le procedure. Quindi uno che dice voglio semplificare le procedure si mette in scia con le misure precedenti. Quindi adesso lo dico senza nemmeno alzare la voce. Quindi Conte, stai seduto e calmo. Chi è senza condono scagli la prima pietra. Io non ne scaglio, ma Conte si siede e sta calmo. E credo che abbia portato un migliaio di pratiche. De Luca la scaglia, perché De Luca è senza condono. De Luca, allora, dopodiché, il problema è capire in Campania che fare, perché dobbiamo abbattere. Poi c'è un altro problema che le introduco. Le zone, diciamo, vulcaniche. Intorno all'Etna, che è un vulcano attivo, no, intorno ma lo so al Vesuvio, che non è attivo, ma ci sono paesi interi che, teoricamente, se lei chiedesse a uno scienziato, nella ridità dello scienziato, le direbbe bisogna levarli comunque. Mi verrebbe da dire, che fare il condono porta voti, mettere in sicurezza il territorio, allora, fare gli abbattimenti non li porta, ma la politica tende a fare quello. Se lei domani fosse commissario straordinario della Campania e consulta gli scienziati, le dicono sposti questi 30 comuni, poi lei va lì, glielo dice, veda che cosa succede. Allora, si fermi conclusione, una conclusione. Oggi Pichetto, il ministro dell'ambiente, mio collega di partito di Forza Italia, dice in un'intervista, non so se sulla Stampa, noi spendiamo 4 euro in emergenza e 1 in prevenzione. Allora ce lo diciamo da tempo. Certo. Allora cerchiamo pian piano. Io non dico di fare 4 in prevenzione e 1 in emergenza. Già mi accontenterei 2,5 e 2,5? Abbiamo 18 miliardi di piani di dissesto idrogeologico. È un paese fatto così, con la memoria corta e lo sguardo breve. Purtroppo. Pratica che allora, non è che si fa domattina. Ma torno un attimo a Ludovica, che sta in mezzo al fango. Chi c'è con Ludovica? Guardate qua. Guardate la devastazione. No, volevo, che Mirta, volevo parlare. Aspetta un attimo solo, signora. Perché volevo farti parlare, Mirta, con la signora che mi ha fermato proprio perché aveva l'urgenza di commentare questa storia del condono. Lei è proprietaria di questo. Ormai non c'è più niente qua sotto, tutto distrutto. Lei, signora, era particolarmente arrabbiata per ma perché io ero arrabbiata, ma molto di più, perché io un mese prima di quando è successo sono andata giù a parlare con i politici, a parlare proprio per dire pulite i canaloni, che già ci siamo passati una volta, già c'è successo, che a novembre se i canaloni sono sporchi, tutta la roba che scende dalla montagna da dove passa e si trascina dietro tutto. Che il problema, dice la signora, non è solo l'abusivismo, certo, è che montagna, dal monte Pomeo c'erano delle vie di fuga da cui doveva scendere l'acqua. E quando le avete ostruite un poco con tutta l'immondizia che ci sei buttata qui. Un altro poco, la zona colpita è una zona che è stata colpita dal terremoto, quindi le case, la maggior parte, erano tutte pericolanti. Erano anche con elettrodomestici abbandonate perché sono venuti giù. Non hanno fatto in 5 anni niente. Quindi si è portata appresso tutti i detriti del terremoto. E quindi qua giù da noi è arrivato il mondo. Perché non hanno tanta voglia di sentir parlare di abusivismo a Ischia, diciamo, si sentono vittime. Ha portato giù dei massi incredibili. No, non hanno voglia di sentir parlare di abusivismo e prima quando le ho chiesto qualcosa a riguardo lei mi ha detto in realtà è anche la politica che lo ha concesso. Sì, perché no. Ci sono gli abusi, io non li nego, gli abusi ci sono. Però sono abusi permessi dalla politica, perché non si fa una casa, come si fa a costruire una casa in un giorno, in mezz'ora? Più
diciamo, si è chiuso un occhio. Hai chiuso gli occhi, gli hai fatto fare una serie a corto. Non la facevi costruire in quel punto dove non si poteva costruire. Quella diceva, ma io il terreno lo tengo qua. Sì, ma lo tieni in un posto dove non può essere costruita. Dovevi essere tu politico, a non fargliela fare. E invece no. Allora, non fa una piega il discorso della signora, francamente. Per una manciata di voti. Perché a Ischia capitava esattamente così. Dove avevi il terreno, in una notte buttavi giù le fondamenta. Nessuno veniva subito a intervenire. E tu, oggi c'è un costruttore che fa un'interessante intervista in cui racconta quello che faceva. Cioè, loro di notte partivano e poi non li bloccavano. Questa è la verità. Allora, scusatemi, però, prima di arrivare da Augusto e da Tommaso, guarda Ludovica, mamma mia, che roba. Prima di arrivare a Augusto e Tommaso vi faccio vedere però De Luca, perché De Luca le idee chiarissime, onestamente, per il governatore della regione Campania, guardate. La nostra proposta è chiara e semplice, bisogna demolire gli alloggi costruiti sui greti dei fiumi, in aree idrogeologiche delicate, insostenibili, in zone di vincolo ambientale assoluto, sulle aree demaniali o costruiti da aziende della camorra. L'abusivismo di necessità non esiste. Esiste la condizione sociale di necessità, ma l'abusivismo è sempre illegale. Allora, noi dobbiamo demolire queste fattispecie. De Luca, mi arriva adesso un'agenzia di Musumeci che, come sapete, è il ministro della protezione civile e le politiche del mare, insomma, si occupa di queste materie e dice sulla necessità di procedere alla firma di ordinanze per l'abbattimento di case abusive, soprattutto quelle realizzate in zone ad alto rischio, serve una dotazione finanziaria, perché molto spesso i sindaci hanno persino difficoltà ad attivare i mezzi meccanici per fare l'abbattimento. È una materia complessa e difficile, non si possono lasciare soli i primi cittadini. Lo diceva Goffredo molto bene, cioè è una cosa molto complicata da affrontare. Fatto sta che, a mio parere, è sempre più complicato affrontare i morti sotto il fango. In un flash, che l'ultima volta che hanno provato ad abbattere qualcosa a Ischia ci sono stati scontri di piazza, come Maurizio ha evidenziato. Quindi è un problema. Non è una cosa che domani mattina vai di piazzare le persone dove le togli, ma anche di ordine pubblico. Cioè, allora, sentiamo Augusto, che ti sei fatto di questo déjà vu, di questa ennesima tragedia annunciata? Solamente. Ma guarda, partiamo da un presupposto, che la cosa era abbastanza, diciamo, tenendo conto della situazione meteorologica, prevedibile. Noi abbiamo pubblicato la PEC che è stata inviata dall'ex sindaco di Casamicciola. Sì, l'ho vista. Sia al prefetto che al sindaco, dicendo in queste condizioni rischiamo la tragedia. La seconda cosa che devo dire, però, perché noi parliamo sempre di politica, qui c'è un problema anche di educazione, di senso civico, perché non è che le case vengono costruite dalla politica, vengono costruite dalle persone che molto spesso, diciamo, sottovalutano questo problema. E questo è un dato essenziale, perché sennò non si capisce tutto quello che avviene. E quindi bisognerebbe anche fare una sorta, diciamo, di educazione sul territorio, sui rischi, che probabilmente, diciamo, in determinate aree del paese non c'è. La terza cosa, in una situazione come quella di Ischia, noi abbiamo 27.000 richieste di condono su 60.000 nuclei familiari. Di fatto quella è un'intera isola condonata. Se tu intervieni su una cosa del genere, io sono d'accordo, poi c'è un problema di consenso, chiaramente però devi fare delle fattispecie diverse, nel senso che se ci sono 27.000 richieste di condono, di cui una riguarda un bagno che non doveva esserci e un altro invece è una costruzione, certo, che non doveva, esatto, esserci, bravo, se ci fosse stata una maggiore, certo, specificità nella casistica, probabilmente il finestra, comune, certo, o comunque l'ente che deve, cioè, fare quel tipo di lavoro, su una veranda invece casomai facciamo costruire una casa sul greto del viene fiume messo, esattamente viene messo così, tutto sullo stesso piano. Se tu invece intervieni, a quel punto hai la possibilità di fare una vigilanza più efficace e probabilmente hai meno problemi di consenso, perché chiaramente sono due cose diverse. Questo significa però esattamente che quando tu vai a fare un condono che parla, esatto, di un conte e ci ficchi dentro un'altra cosa, e tante volte tu fai dei provvedimenti che sono un po' troppo superficiali, ed è quello che ha fatto, diciamo, secondo me, il governo Conte. Cioè, lì si parlava del Ponte Morandi, va bene. Questa cosa qui lo sta dimostrando, diciamo, quello di cui stiamo parlando e quelle immagini. Era una cosa su cui dovevi intervenire con maggiore attenzione, cioè non dovevi velocizzare, dovevi proprio intervenire e pensare che ci siano proprio fattispecie diverse su cui potevi in ogni caso avere un atteggiamento diverso.
Molto spesso invece si fa così, si prende una cosa e si mette sotto sotto un altro provvedimento che non c'entra nulla, il che di fatto, ecco, non aiuta. Esattamente così, Tommaso. Insomma, sembra che sia partito per l'ennesima volta il disco delle grandi occasioni di questo paese, che abbiamo sentito mille volte, è stato detto anche in studio da chi mi ha preceduto. Proviamo a ribaltare la questione: perché l'Italia è la più famosa nel mondo nella gestione delle grandi emergenze? Noi siamo quelli che abbiamo prodotto i migliori modi di ricostruzione dei terremoti, copiati in tutto il mondo, studiati in tutte le università. Siamo quelli che hanno spostato la Concordia, ma non siamo stati capaci di farla stare a 2 miglia dalla costa quando navigava. Poi siamo stati capaci di fare un progetto gigantesco per rialzarla dalle acque e portarla a Genova in mondovisione. Noi siamo per l'emergenza perché l'emergenza è qualcosa che è connaturata in noi. Quando avviene il disastro ci fermiamo, ognuno di noi ha piccole parti di responsabilità in questa partecipazione del paese al lutto che segue omissioni, comportamenti sbagliati legati a 100 anni di abusivismo in Italia che non si risolvono in un giorno e tantomeno con decreti che vanno nella direzione opposta. Però bisogna anche dire questo: servirebbero 40 miliardi per sistemare abbastanza il paese da questo punto di vista. Sono 40 miliardi che vengono stanziati per lavori che non si vedono, per cose che non hanno impatto e che una volta messi, diciamo, in funzione, che cosa generano? Che quando succede qualcosa e non muore nessuno, non se ne accorge nessuno, ha piovuto. E quindi la politica, in un momento in cui da anni di fatto gestisce consensi limitati nel tempo, istantanei, di pochi mesi, stenta a fare, in carenza di denaro ancora di più, e di fronte a intere città che si ribellano perché la loro vita viene messa in discussione da un decreto, ancora di più. È una cosa sbagliata? Siamo d'accordo tutti. È una cosa che ogni giorno può succedere? Lo sappiamo. Domani potrebbe essere un altro luogo. Sono centinaia i luoghi d'Italia in cui una pioggia forte può generare immagini di questo tipo. Ma è il senso di comunità che oggi deve Curcio intervenire. Oggi dice che il 94% è un senso di solidarietà nei confronti paese di chi ha sbagliato per anni insieme al decisionismo politico. Allora, dicevo che oggi Curcio, il capo della protezione civile, ci avverte che il 94% del nostro paese è a rischio. Quello che dice Tommaso Cerno, proprio il fatto che l'Italia nelle emergenze, come dice, guardava lui, abbiamo rivoltato la nave, abbiamo fatto il ponte di Genova in pochi mesi, mettendo insieme perfino un'azienda che fa navi come Finmeccanica, quindi utilizzando una tecnologia per il ponte navale, per il ponte in questo caso per le automobili. Il problema è che appunto se noi spendiamo 4 nelle emergenze e 1 nella prevenzione, abbiamo, nonostante aver fatto la protezione civile da 40 anni in questa parte, ricordiamo Zamberletti, quando l'Italia non aveva queste strutture, nonostante le forze armate, l'associazione Alpini, c'è tutto un mondo che opera. Noi dobbiamo riuscire a spendere questi soldi per la prevenzione, perché il problema di Ischia, come è stato il problema anche sulle Alpi quando il diverso clima, l'innalzamento della temperatura ha fatto venire giù il ghiacciaio, non era il problema degli abusivi, che è un problema che va affrontato a parte, ma della manutenzione della montagna e del territorio. Diciamo che c'è quello e quello, perché io mi dicono sempre Rigopiano, montagna o anche i fiumi, e c'è anche la mano dell'uomo criminale, perché Rigopiano era una cosa proprio, come dire, prevedibile e ahimè è successo. Ha ragione anche Minzolini quando si dice 27.000, si va dalla finestrella allargata. Ma esattamente così. Un problema, allora, all'ecomostro che va abbattuto ieri. Scusatemi Ludovica, mi richiede la linea, poi faccio vedere un paio di cose per farvi capire anche come la politica ha affrontato questo tema, perché questa è una delle cose veramente che io trovo disperanti. Però torniamo da Ludovica, che sta, come ci ha detto, sta procedendo sulla strada della lava, che si chiama così non per caso, sì, ecco, per dirvi. Sto raggiungendo anche il sindaco di Lacquameno, Mirta, come ti dicevo abbiamo appena superato una casa in cui non c'era fango, c'era proprio acqua, e questo è un altro problema, perché ovviamente se si solidifica poi è difficilissimo da toglierla, per togliere. Intanto sulla strada incontriamo guarda le macchine, guarda dove sta quella scene macchina. Come questa, una macchina completamente
incastrata nella vegetazione completamente. Devo dirti, i lavori procedono anche relativamente in modo spedito, perché questa mattina io ho fatto questa strada e il fango arrivava qui. Quindi, diciamo, la buona notizia è che in qualche modo, almeno qui... fammi dire una cosa, Ludovica, per farvi capire cosa è stata questa tragedia ischitana. Una delle vittime, Leonora, una bellissima ragazza con gli occhi blu, chiama il padre perché capisce che sta succedendo un disastro. Il padre si muove in macchina col fratello per andarla a prendere, per salvarla, e rimane bloccato dai detriti. Cioè, è stata una cosa folle, con gente che sapeva che stava per essere inghiottita dal fango e non poteva fare nulla. Scusa Ludo, ma è una storia che mi ha molto colpito, quella di Leonora. Sì, ci sono persone, Mirta, ad esempio questo signore che abbiamo appena incontrato in questa casa, che ti dicevo era sommersa di acqua e non di fango, mi ha detto: io ero andato via poco prima, ed essendo una casa ad un piano basso, mi ha detto: se non fossi andato via adesso non saremmo qui a parlarne, perché l'acqua è entrata a livello, insomma, a livello molto alto, quindi lui sarebbe sicuramente rimasto lì incastrato. E come vedi, insomma, qui il livello è altissimo, ci sono punti in cui si cammina come quello in cui sono io e punti in cui invece si affonda, quindi è anche molto difficoltoso per i mezzi arrivare a monte a prendere il fango per portarlo giù, insomma ci vuole un certo coordinamento, mi hanno spiegato, perché altrimenti se ognuno agisce separatamente dagli altri il fango lo si sposta da un punto a un altro ma non lo si toglie davvero, ed essendo tempi molto brevi, perché come dicevamo domani piove, occorre che ci sia un'organizzazione importante. Allora, nel frattempo sappiamo che il governo stanzierà 2 milioni di euro per l'emergenza più, diciamo, spicciola. In più De Luca ha già deciso di stanziarne 4, l'ha già annunciato. Nel frattempo vi faccio due piccoli pezzetti della nostra politica recente. Un Di Maio del 2017 sul condono e poi un Renzi del 2018. Per dirvi anche come la politica si è occupata di questo tema così importante per un paese fragile come il nostro. Guardate. Voglio chiedere a tutti i parlamentari della Repubblica e tutti i giornalisti italiani di andare a vedere se esiste una proposta di legge di condono a prima firma Luigi Di Maio che riguarda Ischia o qualsiasi altra regione. Se la trovano mi iscrivo al PD. Se la trovano mi iscrivo al PD. E quasi quasi ci sei iscritto qualche anno dopo. C'è ha cercato poco. Il posto, non l'ha avuto. Vabbè, no, giusto per dire. No, era un condono. Dopodiché vi faccio vedere anche un'altra cosa, perché poi Renzi si scaglia contro Conte proprio su quel condono, non condono, secondo Conte, del 2018. Guardate. Decreto Genova contiene un condono edilizio per Ischia. Il condono è una schifezza. Io domani interverrò in aula su questo. L'articolo 25 va cancellato. Di abusivismo si muore di abusivismo. Quelli della legalità fanno anche il condono edilizio e lo fanno a Ischia. Rinunciate al condono edilizio a Ischia e rimettete in piedi invece Casa Italia. E tutte le forze politiche hanno detto in quel dibattito: sì, manterremo Casa Italia chiunque vinca le prossime elezioni. In questo decreto in cui si fa la storia, Casa Italia viene cancellata. E io penso che sia un'occasione persa, innanzitutto per i nostri figli. Mi auguro dal profondo del cuore che non sia nei prossimi mesi il vostro primo rimpianto. Casa Italia era una struttura messa in piedi da Renzi contro il dissesto idrogeologico, ma in questo paese le cose si fanno e si disfano e nulla riesce a costruire qualcosa. Questa è la sensazione che ho io. A proposito di legalità, dobbiamo passare a un altro caso, devo parlarne con voi quattro assolutamente. Su questo caso parto da Augusto, perché è il caso Soumahoro. Allora, Aboubakar Soumahoro è stato nostro ospite spesso, l'abbiamo collegato dai ghetti dove lo sfruttamento dei braccianti diventa schiavismo, l'abbiamo visto fare battaglie lancia in resta. Poi l'abbiamo visto entrare in Parlamento con quegli stivali sporchi di fango, a proposito di fango, con quel pugno alzato. E insomma, onestamente, si è proposto come un simbolo della legalità, un simbolo della battaglia degli ultimi contro le ingiustizie. E proprio per questo, nonostante oggi non sia indagato, lo voglio ripetere un'ennesima volta,
le irregolarità sono legate alla suocera, alla moglie. Naturalmente questo caso ci fa male, ma lo dico io per prima, perché io mi sono fidata delle cose che ci raccontava, che ci diceva su Mauro. Quindi è un caso che anche per i media è molto doloroso, a mio parere, avendo tutti pensato che questo signore fosse un simbolo di qualcosa di importante, della lotta dei braccianti. Quindi poco si combina, no, col diritto all'eleganza, con le case comprate non si sa come e con tutto quello che abbiamo visto negli ultimi giorni. Io parto da Latina però, perché voglio farveli sentire quei braccianti che raccontano, che hanno raccontato anche a parlamentari come la Fattori, le condizioni in cui stavano in quella famosa ormai cooperativa gestita dalla moglie e dalla suocera di Somauro. Partiamo da lì e poi sento un commento, perché credo che questo è un altro pezzetto che racconta qualcosa che non funziona nella nostra politica, no? Piantare bandierine che poi, ahimè, si sporcano di fango. Guardate. Tu conosci la cooperativa Caribù? Sì, prima io sta a Caribù. Non è troppo buono, eh? Facciamo così. Perché? Che cosa succedeva? Perché tu conosco poco di money, no? Ho mangiato. Buono. C'erano difficoltà? Difficoltà. Non è tutto bene, ma facciamo così. I posti dove vivevi erano dei posti accoglienti? Con loro? No. Siamo andati a Latina, a una settimana dallo scoppio del caso che ha fatto finire al centro delle cronache due cooperative gestite dalla suocera e dalla compagna dell'ex bracciante sindacalista e oggi deputato Abubakar Soumaoro. Vogliono aiutare, vogliono fare, poi sono proprio loro che fanno questi guai. Vendersi come santi e essere diavoli. È una forte delusione. Questi formatori dipendenti della cooperativa Caribù e AID erano i primi ad essere sfruttati perché non percepivano lo stipendio da circa 15 mesi. O pesce puzza dalla capa e poi a cascata. Se me lasci fare, io faccio. Una cascata di soldi pubblici che però non arrivavano come avrebbero dovuto né ai lavoratori né ai migranti. Caribù, quando ho iniziato a lavorarci io, era una cooperativa virtuosa. Poi c'è stata l'emergenza, una pioggia di finanziamenti inquantificati e incontrollati. Io non so che cosa sia successo. Io so che in quel periodo da quel centro sono stato allontanato. Sul territorio, da quanto ci hanno raccontato, le falle di questo sistema sono conosciute da anni. Già nel 2018 avevamo visto delle cose che non funzionavano. La percezione di questa vicenda è diffusa da anni. Stipendi non pagati, strutture di accoglienza fatiscenti e, spunta fuori adesso, anche affitti evasi. Venivano messi i rifugiati, c'erano affittate delle case e poi non venivano, i proprietari delle case non venivano pagati. Chi è che ha un debito verso di loro di 20.000, 30.000? Intanto la situazione dei lavoratori nei campi dell'Agropontino rimane quella drammatica di sempre. Mi dai un'ora a 5 euro. Come io lavoro 30 giorni o 25, 26 giorni così al mese, mi dai solo 9 giorni a langage o 8 giorni così. Questo è il problema. Allora, Augusto, oggi tra l'altro sul tuo giornale c'è un pezzo molto interessante che spiega come nel 2018 un decreto ingiuntivo avrebbe dovuto bloccare i finanziamenti alla cooperativa e invece sono continuati ad arrivare, al punto che nell'aprile 2022 arriva 1 milione per ospitare rifugiati ucraini. Sai, io diffido sempre della retorica in un modo o nell'altro. Cioè, noi abbiamo visto, diciamo, che su questi argomenti qui molto spesso, ecco, si predica bene e si razzola male. Non voglio arrivare fino a Buzzi, se ti ricordi. Come no? Ma lì, cioè, nelle intercettazioni si diceva che l'immigrazione valeva più della droga dal punto di vista, diciamo, della possibilità, diciamo, di accumulare ricchezza. La stessa cosa, vabbè, non sto lì poi a fare altri paragoni. Il punto vero qual è? È che bisognerebbe avere molto pragmatismo e meno ideologia, cioè nel senso che questo è un argomento serio, è un argomento che noi affronteremo nel prossimo secolo, perché di fatto l'immigrazione è la dramma di questa epoca.
e quindi chiaramente non si può fare della retorica. Io guardo anche chi è, diciamo, esagera dall'altra parte, però è evidente che tu devi fare qualcosa che sia di logico, chiaro, definito, che abbia delle regole estremamente rigide, che preveda, diciamo, l'ingresso di persone attraverso delle quote, cioè quelle che possono essere assimilate dalla nostra società. Perché se questa cosa non avviene, è evidente che in un modo o nell'altro poi qualcuno se ne approfitta. In un modo o nell'altro. Allora, quindi quando noi poi tante volte parliamo di questi argomenti, eviterei tanta volta, cioè quel modo, diciamo, di parlare che fa, diciamo, purtroppo, ecco, viene, diciamo, utilizzato, per cui, cioè, andiamo a vedere e a colpire i sentimenti, giustamente, perché poi sono cose che sono drammi che ti colpiscono, perché poi molto spesso quando tu finisci il sentimento comincia la retorica e poi cominciano altre cose che chiaramente non c'entrano nulla esattamente con quello che si allora, è detto. Allora, io devo andare in pubblicità, però poi ritorno da voi e ripartiamo dalla difesa di Abubakar, no? Dalla difesa sulla casa comprata con le proventi del libro, sul diritto all'eleganza di sua moglie che sfoggiava borse griffate, bauli di Vuitton. Pubblicità e torniamo subito. Mambo Italia. Ritengo che il diritto all'eleganza, il diritto alla moda è una libertà. La moda non è né bianca né nera, la moda è semplicemente umana. Io sono vestito così. Qualcuno più di una volta mi ha sempre detto che è sempre vestito col verde, oggi ho un pantalone verde qui da voi. È una questione di scelta. Sono immagini che vanno probabilmente anche datate perché mia moglie ha la sua vita. Allora, Buccini, il diritto all'eleganza. Vabbè, quello del diritto all'eleganza è lo scarrocciamento finale di Soumahoro quando ha perso la testa sotto attacco. È ovviamente una stupidaggine che ha detto. Il tema è più serio e più grave perché c'è un tema strutturale e il tema Soumahoro. Quello strutturale, e si è intravisto da quello che avete detto, è quello della cattiva accoglienza dei migranti al nostro paese. Noi abbiamo un sistema dell'accoglienza che va rifondato e riformato da capo a fondo. Quindi, e questa cosa te lo mostra, cioè quello che fa o ha fatto la suocera, la compagna, cioè, è un sistema assolutamente diffuso di far sì, soldi. Sì, però tu ti aspetti che uno come Soumahoro, se vede una scena così, impazzisce. E qui si innesta la creazione di un simbolo artificiale. Questo è un tema piuttosto grave, soprattutto per la sinistra di questo paese, che essendo a caccia di simboli, avendo poche idee sulla lettura del mondo, va ad acchiappare, insomma, diciamo, acchiappa il primo simbolo a effetto. E questo non è il primo, perché in qualche modo ricorda più in piccolo la storia di Mimmo Lucano e di Riace. Cioè, c'è il tentativo continuo di, come dire, costruire in laboratorio uno che mi risolve il problema di me sinistra che non so leggere il mondo. In più, fammi dire però una cosa alla quale tengo molto. Si sono dette su questa cosa delle storie assolutamente fuori luogo. Si è parlato di mancanza di garantismo, di giustizia a orologeria, niente di tutto questo, nel senso che in questa storia la faccenda è alla rovescia, cioè non sono stati i giornalisti ad andare appresso ai PM, ma i PM andare appresso ai giornalisti su un fatto che peraltro era pubblico da 10 anni, perché c'erano rivolte nei centri caribù in tutti gli anni 10. Tutti noi siamo andati a parlare, permetti, direttamente con gli immigrati, cioè con la fonte della notizia, no? Non a ricasco. Il punto è, se tu sostieni di essere una bicicletta e ti fai eleggere come bicicletta al Parlamento, io ho il dovere di vedere se tu hai due ruote o un paio di scarpe. E quello che è successo con Soumahoro. Tu hai usato una detto, frase del tuo articolo che io mi sono segnata, devo dire. Ecco. Hai detto come se un guardacaccia, ecco, politicamente parlando, mangiasse selvaggina di frodo. È un po' la sensazione noi che abbiamo, c'è qualcosa di troppo stridente. Una volta tanto, questo probabilmente lo dovremmo fare più spesso, una volta tanto siamo andati a controllare se quello che diceva l'onorevole eletto era vero e non era vero, ma non c'entra un accidente né con la magistratura né col garantismo né con la giustizia a orologeria. Perché adesso? Perché adesso Soumahoro perché è diventato un parlamentare. Prima erano fatti i suoi privati, adesso Offrido, sono perché fatti Soumahoro invece di l'ha messa sulla persecuzione personale a un certo nulla punto di tutto poi questo. L'ha rinnegato quel video, ma ha falmanato in giro un video in cui lui molto faceva praticamente infelice, la vittima fa del sistema. Fa l'accoppiata con i diritti all'eleganza, quel video in cui cioè è però da un certo allora, punto vedere, in poi lui perde un attimo, la testa. Parla Gasparri e Cerno, però voglio vederlo quel video perché appunto è un video in cui lui si espone come vittima assoluta.
mi dite cosa vi ho fatto? È da una vita che sto lottando per i diritti delle persone. Da una vita. Vent'anni per strada a lottare per dare dignità alle persone, per dare una vita alle persone. La mia vita è stata caratterizzata dalla lotta contro qualsiasi forma di sfruttamento. Voi mi volete morto. Voi mi volete morto. Il guaio che ha fatto Soumahoro è che ha indebolito, vedete, su un argomento diverso, la lotta in difesa degli ultimi. Perché il prossimo che arriverà e dirà le stesse cose, fondate su fatti veri. Ma ci sta perché... passa a sinistra, Gasparri, no, stamattina, no, io mi arrendo. No, le voglio dire, allora, a Borgo Mezzanone c'è sfruttamento, è un disastro che non è tollerabile. Mi auguro che il governo intervenga, chi deve rimanere lavori in condizioni normali, secondo le regole di legge, e chi non deve rimanere non è che può stare lì in una condizione miserevole, lo stesso a Latina, che è l'epicentro della vicenda della cooperativa. Quindi il danno che lui fa è che il prossimo che arriverà a dire queste cose, lei prima di invitarlo in televisione, chiamerà un questore, chiederà ma questo è sincero o non è sincero, la zia che fa, perché anche lei l'ha invitato sulla base delle battaglie fatte. Sì, è un altro pezzetto di credibilità. Quindi, del sistema e anche della politica, ovviamente, che viene meno. Sarà attento il doppio. Io che sono un politico, che a noi ci capita di incontrare gente di tutti i tipi, a volte cerchiamo di essere attenti, lo dobbiamo essere di più. Quindi ha fatto un danno alla causa che sosteneva. Poi dico anche al sistema di informazione, io avrei capito, è morto Balestra, le ricordiamo, se Balestra in televisione dicesse dobbiamo tutelare il diritto alla moda e all'eleganza, che deve dire Balestra, Armani, Gucci o un altro? Ma che lui che è diventato il difensore degli ultimi, mi teorizzi per la compagna o moglie, il diritto all'eleganza, se lo dicessi io già mi guardereste storto, perché diciamo Gasparri, io mi devo occupare di diritti più elementari. Ma lasciamo per il libro, io non voglio entrare neanche sullo specifico, come ti sei mantenuto col libro, 7.000 copie in 3 anni, quanto gli danno di diritti? Voi siete no, soprattutto il tema vero è che hanno tenuto un mutuo, cioè 70.000 euro essendo la il moglie mutuo, guarda, io non voglio nemmeno entrare. Se fossi di Repubblica, anzi le farò le 10 domande a Soumahoro, no? Come hanno fatto per anni le 10 domande a qualcun altro. Ma lasci perdere le 10 domande a Soumahoro che ha mentito. Ce l'ha ricordato Scajola, la sorella, casa di Soumahoro. La casa, tutto, quindi tutte le case di altri, i parenti, il figlio di Lupi, altre glissa, cose. Glissa. Per cui invece la moglie di Soumahoro, la sua... Concludo dicendo che questo ci propone il tema degli ingressi e dello sfruttamento del lavoro. Scusa Gasparri, mi fai sentire un attimo anche Cerno, perché c'ho pochissimo tempo. Finito. Noi dobbiamo far entrare meno gente e farla lavorare in condizioni accettabili, altrimenti saranno gli italiani o gli stessi stranieri, perché qua sono tutti stranieri, che sfruttano i loro connazionali. La demagogia delle porte aperte porta a questo. Allora, Tommaso, tu che sei garantista da sempre e per sempre, come la vedi questa vicenda? La vedo un pochino come Ischia. In realtà la cosa grave è che si sapeva, nelle redazioni dei giornali già da anni si sapeva e c'erano persone che portavano queste denunce. La prima denuncia formale è una lettera al prefetto di Latina del 2017 che già diceva tutto questo. E noi siamo andati a cercare questi fondi, sono oltre 64 milioni di euro incassati da questa cooperativa, una cifra gigantesca per essere una conduzione diciamo familiare. E dall'altra parte basta andare a Latina per capire che a un certo punto, probabilmente in corrispondenza di altre indagini qualche anno fa, si crea un vuoto nella gestione dell'immigrazione e improvvisamente Caribù comincia a moltiplicare i suoi danari, da un'abitudine già alta diventano cifre gigantesche, vince appalti da 15 milioni, da 25 milioni, e tutto questo si sapeva e quindi quello che colpisce è che la politica che lo sapeva non si è intervenuta prima e, come dice Buccini, siano stati i giornalisti a raccontare ciò che si sapeva, ciò che si diceva, ciò che già era testimoniato. La magistratura, di fronte a delle notizie ipotetiche di reato su un tema così gigantesco come la gestione dei fondi pubblici, in questo caso per l'immigrazione, ma in generale di un'ingente quantità di fondi pubblici, ha aperto un'indagine che avrà il suo corso e che ci dirà che cosa è. Mentre una parte della sinistra, lì ha ragione Gasparri, è rimasta folgorata da questa figura ieratica, in qualche modo da questo predicatore degli ultimi, che dal punto di vista iconografico funziona perfettamente, salvo poi andare a scontrarsi con la quotidianità, la praticità del suo pensiero, che ha creato una dicotomia tra ciò che noi abbiamo immaginato, da ciò che lui ha detto, da ciò che ha scatenato questo enorme consenso a sinistra nei confronti di questa figura,
ha fatti che ci somigliano molto alle cose che quegli stessi giornali, quella stessa stampa, quella stessa mondo intellettuale ha combattuto per anni con violenza e con forza. A proposito di ipocrisia, si autosospende da Sinistra Italiana, insomma, dopodiché che vuol dire? Rimane in Parlamento, continua a prendere uno stipendio, sono tutte quelle cose completamente, vabbè, ne abbiamo viste tante, per carità di Dio, però onestamente è tutta una totale ipocrisia. Anche il mea culpa di Fratoianni, Bonelli, insomma, sa tutto un po' di falso. Perdonatemi, devo andare un momento a Ischia perché Ludovica Ciriello ci deve dare una notizia e tra l'altro la vedo con il sindaco di Lacquameno che abbiamo già conosciuto in questo programma. Buongiorno sindaco, Ludovica dimmi tutto. Sì Mirta, c'è una notizia, una brutta notizia, ne avevamo parlato inizio puntata, è stata ritrovata l'ottava vittima di questa tragedia, è proprio il ragazzo di 15 anni, il terzo fratello di quella famiglia di cui già i primi due fratellini più piccoli erano stati ritrovati nella giornata di ieri. Aumenta anche il numero degli sfollati perché ci sono tante persone che sono bloccate senza luce. Fatemi rivedere quella fotografia, scusatemi, per farvi capire la tragedia immane. Un'intera famiglia che una volta è stata ritratta in una fotografia felice sul porticciolo appunto di casa Miccia, quello stesso porticciolo che adesso è devastato dal fango, dalle auto, dagli autobus finiti in mare, eccola qua, un'intera famiglia con tre ragazzini meravigliosi, tutti morti sotto il fango di questa dramma. Tragedia. Una tragedia totale. Allora, sindaco, buongiorno, ben trovata. Siamo ancora una volta qua a piangere sul latte versato, mi verrebbe da dire. Su un'Ischia continuamente flagellata da disastri in cui nulla cambia. Ma com'è possibile? Grazie a lei. Grazie anche della vicinanza, perché tra l'altro so quanto lei è legata all'isola. E niente, questa è di una tragedia di una dimensione enorme, non abbiamo mai avuto una cosa del genere. Si è staccata una frana con un fronte larghissimo da un'altezza enorme, da Monte Pomeo, e ha trascinato a valle tutto, insomma una tragedia enorme, ma oggi l'emergenza è rivolta esclusivamente a trovare i dispersi, ce ne sono ancora 5. Quando riguarda le vittime ne parla solo Sua Eccellenza il prefetto, come è stato stabilito nel CCS. E niente, siamo male, siamo in ginocchio, siamo feriti, ci conforta di avere la vicinanza del governo centrale, dei vertici del governo regionale, di centinaia e centinaia di uomini, mi creda, che si stanno spendendo in un modo encomiabile, volontari che aumentano. D'altra parte ci addolora e non poco questo tritacarne mediatico politico che già è nato sull'abusivismo edilizio, mai come questa volta quello che è successo non c'entra nulla. Sì, no, io capisco edilizio. Benissimo che oggi la tragedia molto più seria, importante di qualunque ragionamento sul prima o anche sul dopo, però certo che Ischia deve fare una bella analisi di coscienza su tutto quello che è stato fatto in questi anni, ma da tantissimi anni, sindaco, io la conosco da tanti anni, i miei nonni avevano una casa a Ischia e l'ho vista cambiare sotto i miei occhi, c'è stato un lassismo, una follia di costruzioni, poi per carità oggi piangiamo i morti, ne parleremo in un altro momento, però insomma questo lei lo sa meglio di me francamente. Peraltro, no, Mirta, a proposito di solidarietà del governo centrale, sindaco, il ministro Pichetto Frattin ha detto che bisognerebbe arrestare i sindaci che hanno consentito l'abusivismo dilagante a Ischia. Ma prima di rispondere alla sua domanda mi lasci rispondere la dottoressa in studio. Io, vede, se si vuole fare un ragionamento serio sul dissesto idrogeologico, Ischia è un'isola fragile come tante parti d'Italia. Il paradosso è che quando avviene una frana al nord Italia sentiamo parlare di cambiamenti climatici, quando avviene a Ischia piuttosto che nel meridione d'Italia sentiamo dire che l'abusivismo è edilizio. Io vorrei essere un po' più lucido. Detto questo, per quanto riguarda la messa in sicurezza per l'aspetto idrogeologico, io faccio mio le parole del presidente Luca che da anni indica una strada, quella di un piano decennale, di mettere d'accordo tutte le forze politiche,
politiche, che al cambio dei governi non cambiano gli obiettivi, lo snellimento delle procedure, la burocrazia, voglio dire, questi sono argomenti seri. Però, come diceva lei, oggi è il momento del dolore, del pianto, della solidarietà agli scollati, sindaco, quindi si fermi un ci sarà tempo e modo per fare altro tipo di analisi. Sono in grave ritardo la pubblicità, dato che poi vedo che è anche pronto il professor Cassese, rimanga un momento con me così chiudiamo questo ragionamento. Ringrazio sì. Maurizio Gasparri, Goffredo, tu rimani ancora un po' con sì. me, ringrazio Tommaso Cerno, ringrazio Augusto Minzolini, noi andiamo in break e torniamo subito con voi. Allora, eccoci qua, vedo che è già arrivato il professor Cassese, sono rimasti con me, ho ancora un momento, Tommaso Cerno e Goffredo Buccini, siamo collegati con Ischia, con quella valanga di fango che ha sommerso Casa Micciola e ha travolto vite umane, col sindaco di Laccomeno, ma subito vado al volo da Cristina Fantoni per le ultime notizie. Sì, Mirta, buongiorno, buona settimana. Naturalmente reso conto anche della nostra inviata su quel che riguarda l'attualità e le ultime notizie che arrivano dalla zona di Ischia. C'è un capitolo che riguarda i soccorsi e veramente la ricerca ancora dei dispersi. Sono 8 le vittime, ma anche poi un capitolo che riguarda lo scambio, il rimpallo di responsabilità molto duro in queste ore anche a livello istituzionale. Cercheremo di fare il punto anche sulla lotta all'abusivismo, quel che resta della lotta all'abusivismo nel nostro paese. Poi il capitolo politico che ci riporta innanzitutto alla manovra, c'è un nuovo testo della manovra che arriva oggi in Parlamento con una serie di misure che riguardano la giustizia, il fisco, il caro energia, le infrastrutture, vedremo di capire che cosa entra e che cosa esce. E poi la Cina, in primo piano nella pagina degli esteri, le proteste forti, fortissime, Shanghai, Pechino, una serie di università contro la politica zero Covid del governo, con peraltro un arresto, sembra, di un collega della BBC, soprattutto la censura che rende i resoconti molto difficili da pesare e da confrontare. Però cercheremo di fare anche cronaca su quanto sta succedendo in Cina. 13.30 il telegiornale, più tardi. Allora, buongiorno, bentrovato professor Sabino Cassese, come sapete grandissimo giurista, giudice della Corte Costituzionale, insomma per noi è un po' la Cassazione, però quando Cassese dice qualcosa nessuno discute in questo studio. Però torniamo invece su Ischia un momento, anche perché professore voglio anche il suo parere su Ischia. Però stavamo parlando col sindaco di Laccomeno, il sindaco ci stava dicendo che appunto il dissesto idrogeologico, che Ischia è un'isola fragile, cosa vera, tant'è vero che Ischia è reduce da un grande terremoto alla fine dell'Ottocento. Appunto vi ho mostrato quel titolo di prima pagina del 1910 con Re che va a Casa Micciola a capire quali sono i danni e così via della storia. Io stessa, nella mia breve vita da giornalista, ormai non così breve, ho raccontato tante volte dei drammi successi a Ischia. Infatti abbiamo già collegato il sindaco di Laccomeno, però il sindaco ha detto anche un'altra cosa, ha detto mi infastidisce molto il tritacarne mediatico, questa idea che se i problemi, le valanghe, le inondazioni e i disastri capitano al nord, nessuno parla di abusivismo, al sud subito si punta il dito. Però su questo Tommaso si era un po' arrabbiato. Tommaso, dimmi. Insomma, io credo che si parli di abusivismo dove ci sono le case abusive, al nord, al centro e al sud, e se crollano anche edifici non abusivi si parla di calamità naturali che incidono su territori che non hanno l'adeguata prevenzione. Ma pensare che oggi possa venire il dubbio che il sindaco di Laccomeno, perché viene eletto anche da chi ha la casa abusiva, anziché essere il sindaco di chi dice questa cosa deve finire, la giustifichi, è una tragedia nella tragedia. Oggi le istituzioni pubbliche, in particolare i sindaci, devono avere il compito di spiegare al mondo che loro sono lì perché questa cosa finisca. Io capisco che la politica scarica su di loro la necessità di avere a che fare quotidianamente con la vita umana quando la tragedia non avviene. È fatta di case, di esistenze, di cose costruite, ma oggi è proprio dal sindaco di Laccomeno che noi ci aspettiamo il grido verso questo paese, saremo noi i primi a cominciare questa battaglia davvero, altrimenti questo scaricabarile porta soltanto al fatto
che la natura è più forte anche dell'intenzione umana, non soltanto della forza umana. Quindi, sindaco, faccia un appello a tutta la politica perché venga in suo aiuto e lei non debba più trovarsi a dire una frase di questo tipo di fronte alla morte. Allora, sindaco, ha capito, invito la responsabilità da parte di Ticerno. Se lei non comincia a dire sì, è vero, qui devono cambiare le cose, le case abusive vanno abbattute, non ce la faremo mai, perché è ovvio che c'è il governo centrale, è ovvio che mancano i fondi, ha ragione su tutto, però tutto parte anche dalla responsabilità personale. Ma guardi, non è un problema. Ma guardi, riportiamo. Ma guardi, oggi non volevo. Guardi, oggi è il giorno del dolore, quindi noi piangiamo i nostri morti e dispersi che sono sotto le macerie e che praticamente sono tra l'altro minori. Detto questo, mi invitate a un ragionamento un attimino più tecnico, più complesso. Qui non si difendono gli abusivi. La casa abusiva va demolita senza se e senza ma. Gli immobili che non sono assoggettati alle tre leggi di condono, abusivi erano, abusivi sono, abusivi restano. La Procura della Repubblica, con sentenze passate in giudicato, ha già ordinato su Ischia 600 ordini di demolizione. Quindi non è questo il tema. Quello che dobbiamo discutere, sono d'accordo con la persona perché non sento bene che è intervenuta prima, parliamo di un piano serio di messa in sicurezza e di difesa idrogeologica. Bene, Ischia è una delle zone critiche d'Italia. Allora facciamo un piano decennale, mettiamoci gli investimenti sopra, assumiamo un impegno politico che al cambio di governo non si cambia strategia e priorità. Mettiamo, togliamo di mezzo la burocrazia, togliamo di mezzo, modifichiamo il codice degli appalti, snelliamo le procedure. Allora questo significa ragionare nel merito sul tema. L'Italia è un paese che salta da una catastrofe all'altra e non fa nulla in modo strutturale per mettere in sicurezza il territorio. Oggi è questo il tema. Se poi da questo vogliamo cominciare a dire che molto probabilmente è successa la casa abusiva, delle due l'una: o è sciacallaggio politico o non si comprende di cosa stiamo parlando, di cosa siamo stati colpiti e qual è il dramma che in questo momento viviamo. Scusi, sindaco, le posso fare una domanda pratica? Prima ho parlato con una signora disperata. Prego. Ma anche molto arrabbiata, che diceva: sì, qua non c'è manutenzione degli scoli, sulla montagna ci buttano l'immondizia dove dovrebbe scolare l'acqua. Allora forse c'è anche un tema di manutenzione corrente. Ecco, quando lei ecco, quando si ragiona e si fa una corretta informazione. Quando nel 1910 è arrivata l'alluvione, danni non ne ha fatti perché l'isola di Ischia non era così urbanizzata. Noi siamo 63.000 abitanti, ma da allora c'era un nucleo che si chiamavano forestali, che pulivano il sottobosco, mettevano in sicurezza gli alvei. Queste competenze, queste risorse noi non ce le abbiamo. Allora rientrano nelle competenze per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e il rischio idrogeologico. Da oggi cambierà qualcosa politicamente, sono il primo ben lieto di ascoltarle e di parteciparvi. Mi lasci concludere, dottoressa, e la ringrazio per davvero. Trovo stucchevole, fuori luogo, paradossale, quale uomo delle istituzioni, la dichiarazione del ministro Frattini. Noi sentiamo in questo momento la vicinanza del governo, a partire da Giorgia Meloni, Piantedosi, San Giuliano, Tajani, Musumeci. Non capisco sto ministro come abbia fatto una dichiarazione di questo tipo. Delle due l'una: o non ha capito che abbiamo avuto un'alluvione devastante, oppure procedesse da solo a venire a arrestare il sindaco. Che problema c'è? Se il ministro non riesce a requisire gli immobili o a non arrestare il sindaco, io, per quanto mi riguarda, se sono responsabile o corresponsabile, sono qui, facessero la norma. E io come sindaco mi sono sempre assunto tutte le mie responsabilità, chi mi conosce lo sa bene. Se il ministro ritiene che i sindaci vanno anche arrestati, io sono qui. Allora, va bene, si riferisce, lo voglio dire di nuovo perché è una domanda che ha fatto Ludovica nella parte precedente. Pichetti Frattin ha detto che i sindaci che non fanno le demolizioni vanno arrestati, e sta rispondendo il sindaco di Lacquameno: per quanto mi riguarda mi venga a prendere, perché tanto noi non abbiamo nulla da temere e noi non siamo i responsabili dei mancati abbattimenti. Saluto Tommaso Cerno. Dottoressa, gli ordini di demolizione. Dottoressa, gli ordini di demolizione sono ordinati da una sentenza penale passata in giudicato. Il comune è un passacarte, deve correre alla cassa depositi e prestiti e fare contrarre mutui per le demolizioni. Ma mi lasci aggiungere una cosa: io non voglio essere pessimista, ma quando quindi, parlo, scusi, di tracano mediatico, voi avete riportato la notizia. Parla? No, un attimo solo, mi lasci finire. Lei ha sentito ieri quando hanno detto che il governo Conte nel 2018 aveva fatto un condono per Ischia? Questa non è disinformazione, questa è una fake news.
è una fake news. Ah, quindi ha ragione Conte, mi spieghi meglio, scusi. Sì, perché non c'è nessun condono nel 2018. C'è un articolo 25 che ha scritto condono. Non aveva consentito niente, il governo Conte si era limitato, recependo un grido di dolore degli abitanti dopo il sisma, si era limitato ad accorpare in un solo modulo procedimentale la disamina delle tre leggi di condono, capito, che però, aveva fatto scusi, lui, sì, l'ultimo sindaco, condono sindaco, risale al 2003, governo Berlusconi. Sindaco, per carità, è vero, sono tutte cose passate del passato, sì. Però guardi qua, articolo 25, definizione delle procedure di condono, si è preso, sì, la responsabilità di metterle tutte insieme, sì, e fare il condono, io così la capisco. No, dottoressa, non lo dica a lei, non lo faccia a lei questo passaggio. Non è così. Si è preso la responsabilità di accorpare tutte e tre le leggi in un solo modulo procedimentale. Per chi e perché? Per chi? Solo per gli immobili assoggettati allora, al danno, guardi, da sisma. Sindaco, e perché? Perché alcuni immobili... Sono molto fortunata, sì, perché c'è un signore che le leggi le conosce meglio di chiunque. Quindi io mi rifaccio di nuovo a quel famoso, sì, decreto Genova che doveva portare la ricostruzione, cosa che ha fatto, sì, del ponte di Genova, in cui c'è un articolo 25 che abbiamo messo qui in grafica, professor Cassese, definizione procedure di condono. Che cos'è questo? È un condono o una, come sì, ha detto il sindaco, si è preso la responsabilità di accorpare, Conte? In un certo senso hanno ragione tutte e due, perché certamente è un condono. Sono state modificate soltanto le procedure accorpandole insieme, insomma, però che l'oggetto ecco, è che il risultato male, delle procedure così sia quello, mi pare abbastanza chiaro. Quindi anche Conte tra i tanti ha fatto un condono. Mi dica una cosa, professore, che cosa pensa di quello che è accaduto? Perché ci sono tante cose insieme, certamente Ischia è un'isola fragile, certamente abbiamo un tema enorme, abbiamo detto prima con Goffredo e con Gasparri, la prevenzione in questo paese non si fa, spendiamo un euro per la prevenzione e 4 euro per l'emergenza, abbiamo uno strano modo di affrontare le cose, però c'è pure un'isola che insomma io la conosco e l'ho vista cambiare sotto i miei occhi, basta farsi un giro per Ischia, case ovunque, alberghi costruiti a mezzo metro dalla riva del mare, insomma questa è Ischia oggi. Lo liberiamo? Se vuole la mia diagnosi è questa, io concordo con quello che è stato osservato, io direi adesso, vediamo un momento quale può essere la cura, avendo fatto la diagnosi. La cura deve tenere presente le due cose che diceva il sindaco, e cioè da un lato il fatto che gli eventi ambientali sono diventati molto più drammatici e hanno un maggiore impatto, e dall'altro che c'è una diffusa edificazione che mette in dubbio la qualità del suolo. Allora, qual è il programma che bisogna fare a questo punto? Il programma è di tener conto che gli stress test che verranno d'ora in poi saranno molto più duri di quelli che sono venuti finora, il che vuol dire che bisogna rivedere il piano di lotta all'abusivismo e il piano che riguarda le edificazioni alla luce del fatto che le prove alle quali dovremo essere sottoposti saranno ancora più forti e più dure e più pesanti di quelle del passato. Questo sarebbe, come dire, un buon programma amministrativo, quindi suggerisco al sindaco di non fermarsi alle sentenze da eseguire, che vanno eseguite, ma di cercare di pensare nel futuro a qualche cosa che tenga conto del fatto che gli eventi atmosferici sono diventati tutti quanti molto più gravi e più pesanti rispetto al passato. Quindi prepariamoci a un futuro peggiore. Al peggio. Va bene. Allora io farei questo a questo punto. Scusatemi. Professore, mi lasci intervenire un attimo solo. Scusi, un attimo solo. Professore, vede, siamo stati anche particolarmente sfortunati. Sa perché? Perché il piano di ricostruzione post-sisma che sta facendo la Regione Campania insieme al commissario Legnini, nominato per la ricostruzione finalmente, diciamo noi, perché prima di Legnini non si vedeva la luce, avevamo appuntamento proprio stamattina in Regione e ha ad oggetto un'area più vasta di quella colpita da sisma e soprattutto anche gli immobili a rischio idrogeologico eventualmente da delocalizzare. Purtroppo qualcuno lassù ha voluto che questa tragedia arrivasse prima che noi potessimo intervenire.
Sindaco, ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Noi nel frattempo continuiamo ovviamente a seguire Ischia, continuiamo io a seguire. Io la ringrazio, dottoressa. Arrivederci, a presto. Io la ringrazio perché so quando lei tiene all'isola. Arrivederci, a presto. Un saluto affettuoso al professore Cassese. Grazie, grazie. Allora, Ludovica continua il suo viaggio, dopo ci richiede la linea. Io nel frattempo invece approfitto della presenza del professor Cassese e quella di Goffredo Buccini per ragionare su alcune cose. E parto onestamente dalla riforma delle autonomie. Perché secondo il presidente dell'ANCI si rischia una frattura tra nord e sud, si è parlato molto di federalismo, sapete che la Lega, la componente leghista in questo governo ha questa grande priorità. Ebbene, Mattarella dice questa frase, e non dice quasi mai frasi a caso il nostro presidente della Repubblica: garantire i diritti dei cittadini al nord come al sud. E il federalismo che nel sogno leghista, professor Cassese, è costituzionale? Ma guardi, ci sono due premesse da fare. La prima è che autonomia vuol dire differenziazione, e che vuol dire che l'autonomia differenziata è implicita nel fatto che vi sono regioni. Se ci fosse il desiderio di avere una disciplina uniforme, non si farebbero le regioni. Il secondo è che la stessa Costituzione è stata modificata per introdurre una norma speciale per differenziare le autonomie. Qual è la precauzione da prendere? La precauzione da prendere è di fissare i livelli essenziali delle prestazioni, la sigla LEP è diventata ormai di uso comune, i LEP, livelli essenziali delle prestazioni, in modo tale che essendo diversa il grado di autonomia da una regione all'altra, tuttavia siano assicurati questo minimo comune denominatore dei i diritti essenziali ai cittadini, in modo particolare. Quindi lei non ha paura di questa bandiera dell'autonomia che viene sanità sventolata dalla Lega? No. Ma l'autonomia è un fatto positivo. I nostri costituenti hanno voluto nel 1948 l'autonomia, e ovviamente quando si dice a una regione muoviti in maniera autonoma, si dice eventualmente che una regione può essere diversa da un'altra. La cosa fondamentale e che nella diversità dell'autonomia sia però garantito il rispetto di uguali diritti sulle materie essenziali quali la sanità, la scuola, la protezione sociale, e per fare questo c'è bisogno dei livelli essenziali di prestazione. Qual è il difetto della bozza di lavoro presentata dal ministro Calderoli? È che stabilisce il principio che debbono essere prima fatti i livelli essenziali delle prestazioni e poi l'autonomia differenziata, ma consente, se non vengono determinati i livelli essenziali di prestazioni, di procedere con l'autonomia differenziata anche senza questi livelli. E qui casca l'asino. C'è il problema. In un anno, secondo me, si possono determinare i livelli essenziali delle prestazioni e ovviamente anche le risorse necessarie. Quindi grande cautela, consigliere professor Cassese. Mi arriva un'agenzia, le prossime elezioni regionali, per l'appunto, in Lombardia, potrebbero tenere il prossimo 12 e 13 febbraio. Adesso capiremo se è così. Sapete bene che la situazione in Lombardia è molto complicata. Scusate, parliamo un secondo a proposito del sud e nord. Mi viene in mente il reddito di cittadinanza, perché sappiamo bene che per il sud è molto importante. Si è parlato del fatto che i 5 Stelle abbiano fatto il pieno di voti al sud, perché il reddito di cittadinanza al sud è molto molto diffuso. Il leader dei 5 Stelle promette barricate nel caso si voglia pensare di sopprimere il reddito. La frase è questa: pronti a scendere in piazza per difendere il reddito di cittadinanza. Che ne pensi, Goffredo? Allora, intanto le criticità del Sud sono, se ci servisse un ulteriore, sono acclarate dal rapporto Svimez che sta uscendo in questi minuti. E il Sud è già in recessione, quindi stiamo parlando già di due, ma non c'era bisogno, cioè lo Svimez è un istituto meritorio, ma già ce ne eravamo accorti che il Sud ha dei problemi molto gravi. Mi riallaccio un secondo anche al discorso sull'autonomia differenziata. Appunto casca l'asino sui livelli essenziali di prestazione, è lì che sta il grande equivoco, come il professore ha giustamente evidenziato. Il vero obiettivo di chi vuole questo tipo di autonomia differenziata è
avere una diversa scuola e una diversa sanità. Già ce l'abbiamo una diversa sanità, perché di fatto abbiamo 20 diverse sanità nel nostro paese, come è stato evidenziato dalla crisi della pandemia, che secondo me aveva posto in discreto dubbio la necessità di avere le regioni addirittura, non l'autonomia differenziata. Il secondo obiettivo è avere una scuola differenziata, ovvero una scuola per la quale Garibaldi è un eroe da una parte e un terrorista da un'altra parte, che è la premessa per uno scontro civile nel giro di una trentina di anni. Questi mi sembrano i paletti essenziali. Grazie a Dio, parlando di politica, è una cosa che non succederà mai, perché abbiamo la forza portante di questo governo. La Meloni, che non è una d'accordo forza, con Salvini. Una volta tanto sono d'accordo con la Meloni, non mi capita spesso, è una forza che centralista, è palesemente per l'unità nazionale, e del resto c'è Salvini che si arrabatta con il suo 7%, quindi credo che questa è anche lo scambio. Ma si arrabatta, vuole crescere, anche dice lo che vuole scambio, il primo partito. Anche lo scambio, sì, insomma, lo è già stato il primo partito. Anche lo scambio presidenzialismo-autonomia è uno scambio che non può funzionare in questi termini in cui è messa l'autonomia. Ogni volta che qualcuno evoca Salvini, come hai fatto tu adesso, mi viene in mente il brodino che sono mangiati. Come nel film. Il citofono, il brodino che sono mangiati Salvini e Cassese, per me quella è una cosa meravigliosa. Mi sono perso questo pezzo. Come si è perso? Allora, Presidente della Repubblica, si cerca affannosamente Presidente della Repubblica. Citofonata. Cassese giustamente tra i candidati, Salvini citofona, perché quello gli piace citofonare. E lui citofona a tutti, a quelli buoni e a quelli meno buoni. Ha citofonato, e Cassese però, che è molto ospitale, l'ha fatto salire, hanno preso insieme una minestrina. Mi sono perso la minestrina, ero fermo al citofono. Quello è uno scoop che ho fatto io. Ah, ecco, quindi c'è il patto della minestrina, che però non ha funzionato purtroppo, perché io sarei stato molto contento di averci, con rispetto per Mattarella, di avere Cassese Salvini, presidente. Professore. Senta, a parte il fatto che non era una minestrina, ma era un passato di verdura, va che bene, è una cosa diversa. Mi perdoni. Un potage. Secondo me l'ipotesi di Buccini è molto interessante, queste due diverse versioni del garibaldinismo mi preoccupano anche a me. E io penso che sia essenziale partire dai livelli essenziali delle prestazioni. Il problema che viene dopo è quello della torta, perché dopo i livelli essenziali vengono determinate le risorse, e una volta stabilite i livelli bisogna adeguare le risorse. Scusate, ai però non livelli avete risposto sul reddito, no, voi due, ma senza reddito si sposa, profonda ragione Conte. Il reddito si sposa a questo ragionamento, nel senso che il reddito è al sud per i 5 Stelle la risposta a una deriva, ha una deriva pauperista terrificante del sud, e quindi loro chiaramente si stanno giocando la loro partita, ma questa partita sarebbe aggravata ulteriormente dall'autonomia corretto differenziata. Ora, no, adesso, perché secondo me noi dobbiamo ripristinare un linguaggio di verità, noi giornalisti, tutti. Scusate, ma da chi viene la proposta dell'autonomia differenziata? Dalla Lega. Come nasce la Lega? Cioè, che cosa c'ha la Lega nel suo DNA? Ha forse l'idea di un'Italia, per quanto federalista, più ricca, però no, cioè nel suo DNA la divisione dell'Italia. Questo, come dire, è per tabulas. Glielo posso dimostrare con dichiarazioni di politici, della Lega da 30 anni in poi, senza arrivare alla ridicola maglietta di Salvini sulla Padania, perché poi lui ha una, diciamo, traduzione di tipo pop delle cose più serie. Ma loro sono sempre stati così. Quindi allora, come si può credere seriamente che il punto non sia quello? Perché dobbiamo far finta che il punto è un altro? Il punto è esattamente quello. Poi lo possiamo vestire di belle parole, ma il punto politico è... Allora, da 30 anni soltanto professore, uno, però devo passare da Simone Carusone, che ha incontrato tra i palazzi romani Vittoria Baldino dei 5 Stelle, neanche a farla apposta. Cara Baldino, buongiorno, ben trovata. Noi stavamo parlando proprio di reddito di cittadinanza, della minaccia, diciamo, che ha fatto promessa, che ha fatto Conte, pronti a scendere in piazza per difendere il piede. Non ci sarà piazza italiana che noi non mobiliteremo, ha detto Conte. Quindi il reddito non si tocca, senza se e senza ma, costo di fare manifestazioni di piazza ovunque, ho capito bene?
Beh, dipende da cosa si vuole fare, perché se l'intento è quello di intervenire con delle modifiche che possano migliorare il sistema, noi siamo i primi a dirlo che c'è bisogno di farlo, siamo già intervenuti molte volte. Se invece l'intento è quello di smontarlo totalmente, beh, allora noi non ci stiamo, chiaramente. Anche se posso dire una cosa, dottoressa Merlino, inizialmente ero preoccupata, ora penso che si renderanno presto conto di quanto sia importante il reddito di cittadinanza nel nostro paese in questo momento storico così difficile. Non se lo potranno permettere, dice lei, di eliminarlo. Di un divario enorme tra nord e sud, esatto, e si renderanno conto che non lo possono fare. Allora che fanno? Faranno retromarcia, gli cambieranno il nome, gli metteranno una bandierina e se la venderanno poi come se avessero fatto la riforma epocale di sostegno alla povertà, una riforma che fino a ieri invece criticavano. Questa la verifichiamo insieme, ci rivediamo su questa previsione che ha fatto. Baldino, vi siete pentiti del condono del 2018? Volentieri. Vedendo il disastro ischitano? Ma guardi, dottoressa, ho sentito un po' di polemiche in questi giorni e a fronte di una tragedia umana e non solo e ambientale come quella degli scorsi giorni, credo che le polemiche sterili debbano tacere, soprattutto quando è normale che si apra un dibattito, è normalissimo che si faccia, però si deve aprire se è funzionale a... In questo caso non è funzionale a nulla, perché di fatto quella norma, se la leggiamo, io sono andata a rileggerla, non è un condono. Un condono che cos'è? Una legge dello Stato che bypassa un'altra legge, che è il testo unico edilizio, che impedisce, in assenza di alcuni titoli edilizi, di sanarli. Ci sono alcuni titoli che, in assenza di quelli, che sono insanabili per la legge. Allora il condono che cosa fa? Ma col senno di poi, mi scusi, le faccio una domanda semplice, no? Perché è ovvio che ci sono mille altri problemi, Baldino, non ne sono perfettamente consapevole, ma col senno di poi, sì, la ma rifareste, non è un condono, quella norma che ulteriormente abitua gli abitanti di Ischia a pensare che poi alla fine, prima o poi, qualunque cosa fai, anche se costruisci una casa in una notte, te la sistemi? Guardi, noi... Non so, io sono d'accordissimo con lei, peraltro sono un urbanista e quindi sono contrarissima a qualsiasi tipo di condono, di logica di sanatoria. Infatti quello non era un condono, ma era fatto per andare incontro alle esigenze dei proprietari di abitazioni terremotate che avevano subito danni a seguito del terremoto di Ischia del 2017, che avevano già dei procedimenti di condono pendenti. La pensa come il sindaco, avete sbagliato la dicitura, allora, perché l'articolo 25 autostrada per i condoni precedenti. Abbiamo sbagliato la rubrica dell'articolo. Doveva essere autostrada per i condoni precedenti, così si capiva. Per le domande pendenti. No, per i condoni precedenti. Per i condoni precedenti. Autostrada per i condoni precedenti. Senta, ma quando è che ripristiniamo un po' di verità nel linguaggio? Cioè, tirarsi sempre così dietro alle parole ha senso? No, tanto si capisce quello che vogliono dire le parole. Quello, c'è scritto condono sopra, ma non è un condono. Ma vi sembra una cosa possibile? Ancora? È possibile continuare così? Ma infatti non lo è, guardi, basta andare a leggere l'articolo. Guardi, un condono è quando lo Stato dice, guardi, direttore, un condono è quando lo Stato dice al cittadino, questo immobile è abusivo e tu non lo puoi sanare, però io ti faccio una legge che per gli immobili costruiti fino alla data X, anche se l'immobile è abusivo, tu lo puoi sanare. In quell'articolo non c'è scritto questo. Quante domande sono state? Anzi, restringere. Quanti sono stati condonati per effetto di quello? Quanti sono stati condonati? 1000 dopo la vostra legge. Un migliaio di quelli che già avevano fatto domanda. Che già avevano fatto domanda. Vabbè, devo andare in pubblicità. Fatemi chiedere un'ultima cosa al mio saggio Cassese. Quindi non è un nuovo condono. Facciamo questo confronto. Tanto la rinvitiamo, la Baldino. Fatemi fare una domanda al professor Cassese. Professore, l'ha seguita tutta la storia di Soumahoro? Questo simbolo degli ultimi, i braccianti, gli stivali sporchi di fango, il pugno alzato, e poi si scopre che la moglie, la suocera, la cooperativa, le persone trattate molto male, e lui che si compra questa casa non si capisce bene come, la moglie con le valigie di Vuitton che ha il diritto all'eleganza, insomma, diciamo tutto il contrario di quello che avevamo capito noi. Il mio commento è che nella passata legislatura ci si è preoccupati tanto della quantità dei parlamentari
e forse bisognerebbe preoccuparsi un pochino anche della qualità. Bravo, professore. Cioè del, quella che la Costituzione dice, i requisiti. Ecco, chi candida dovrebbe preoccuparsi di questo e forse anche, diciamo, dato che ho sentito che queste notizie erano note, forse anche di chi costruisce l'opinione pubblica nel controllare le candidature che vengono presentate. Ecco, cioè, va bene, c'è mentre stato lei parla, quei giocherelloni del nostro sistema politico complessivo. Quei giocherelloni dei miei autori, cioè, professore, mentre lei sta facendo questa discussione così seria, mi mettono tutte le vignette di Osho, Black Friday Matter, che sarebbe il famoso Black Friday in cui si, ci sono gli sconti per il diritto alla moda. Vabbè, l'abbiamo buttata un po' in cacciata sul finale, però mi sembra una cosa molto importante. Non è la quantità, è la qualità che conta. Questa andrebbe, secondo me, scolpita nella pietra. E anche fase. La legge elettorale, perché con questa legge si è salvato nel listino dei segretari. Se no il territorio l'aveva bocciato, vero professore? Eccola. Va bene, è nato un amore qua tra Buccini, no, e Cassese. L'amore mio per Cassese c'è sempre stato, non so ma il suo per me. Ma vedo che è ricambiato, Cassese è sempre, si diverte molto quando tu prendi la parola, è ricambiato l'amore. Grazie. Grazie professore, grazie Goffredo. Io vado in pubblicità, ho da tutti gli ospiti pronti, ho i panettieri sul piede di guerra, i panificatori, sono mesi che suonano l'allarme, sono mesi che vengono qui da me a dirmi guarda, qualcosa non ce la si fa, se anche il pane comincia a essere un bene di lusso, non possiamo andare avanti. Pubblicità e torniamo subito con voi. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, eccoci qua. Io oggi riparto con gli nostri ospiti, Gennaro Migliore. Un passato da uomo di sinistra, anche un presente direi da uomo di sinistra, Luigi De Magistris, ex magistrato, ex sindaco di Napoli, diciamo che anche su Ischia sa bene di cosa si parla, buongiorno. Buongiorno. Vedo già pronto Stefano Candiani, deputato della Lega. Oggi parliamo di tante cose, Candiani, ma parliamo soprattutto di economia, perché torniamo alla base dell'economia, il pane. Vedo anche Gianluca Brambilla, imprenditore, che ama il gelato e odia il reddito di cittadinanza, così mi sembra la definizione migliore per Brambilla. E invece vedo il mio Mimmo Filosa. Allora, Mimmo è un panificatore, fa un pane peraltro buonissimo, l'ho assaggiato personalmente. Mimmo venne qui ormai molti mesi fa a spiegarmi che i rincari sul pane sarebbero stati l'inizio della fine, perché quando anche il pane comincia a costare troppo, o invece i panificatori come lui non alzano il prezzo più di tanto perché pensano che sia un errore pigliarsela con la povera gente, e quindi anche il pane comincia a essere un problema perché non lo riesci più a fare, non ci stai più dentro con i costi, insistono in tilt, lo sappiamo dalla storia e oggi ne abbiamo la conferma. Ieri siete venuti a Roma, Mimmo, tutti insieme i panificatori a protestare. Raccontami bene cosa è successo ieri, cosa avete chiesto e se qualcuno vi risponde, perché è tempo che voi protestate. Avete pure bloccato Napoli con i vostri furgoni. Sì, buongiorno a tutti. Noi ieri siamo stati a Roma con tutta la panificazione italiana proprio su queste problematiche che stanno incominciando a viverla anche a Nord Italia, nonostante che il pane costa di più del Sud Italia. Niente, abbiamo parlato, abbiamo urlato, ce la siamo presa anche con la federazione perché purtroppo il sud viene sempre dimenticato, però non, io stiamo qua oggi e non vediamo ancora niente, le bollette sono abbassate di poco ma sono sempre care, le faccio l'esempio, il gas che noi pagavamo 500% è oggi arrivato al 300%, quindi le bollette sono sempre care, le aziende stanno sempre in difficoltà, la politica per noi in questo momento non ha agito sulle campagne elettorali che hanno fatto sulle bollette. Siamo in grossa difficoltà, quindi scusami, io mi ripeti un po' continuiamo a quello gridare, che avevi già però raccontato, ma è importante per i miei telespettatori, anche per gli ospiti qui in studio e collegati.
il pane, tu mi hai detto, io per poterci stare dentro con i costi lo dovrei far pagare una cifra folle. Mi racconti un po' quanto fate pagare il pane e quanto dovrebbe costare oggi con i costi, allora, aggiornati dalle bollette, diciamo. Allora, oggi il pane a Napoli costa 30 euro, 3 euro al chilo, più basso d'Italia, più di 3 euro non lo possiamo mettere perché sappiamo bene il PIL campano com'è, quindi dovremmo arrivare a 5-6 euro, quindi per stare nei costi proprio, per fare l'imprenditore sano. Quindi, quindi però la piazza di Napoli il pane a 5 euro non se lo può permettere. Quindi voglio dire anche una cosa all'amico imprenditore che l'altra volta disse che noi facciamo concorrenza sleale nei confronti di altri panettieri. Ma Napoli, Branvilla, scusa non mi ricordavo il nome, Napoli, questo è il prezzo di Napoli, caro amico mio. Quindi non facciamo concorrenza a nessuno, stiamo morendo. Perché la politica non ci aiuta, anzi vi voglio dire una cosa che sono rimasto proprio sconvolto. Noi abbiamo fatto un'audizione con l'arcivescovo di Napoli per far sentire la voce anche della Chiesa, nonostante che ieri il Papa ha fatto anche lui l'appello a favore nostro di quello che sta vivendo la panificazione. Ma lo sapete prima di uscire dalla Chiesa cosa disse? Mi guardò e disse che mi sa chiagnere, come si dice a Napoli, tutta la delegazione. Portatemi le aziende che stanno in difficoltà, le aiuto io. Una risposta che nemmeno la politica ha saputo dare, la Chiesa sì. Allora, diciamo, mi sa chiagnere, li siamo messi a piangere, e dice che l'arcivescovo addirittura ha detto vi do una mano io, cioè la Chiesa si sostituisce, questo lo dico a Candiani, a quello dice Mimmo, quello che non fa la politica, perché si aspettavano molto ovviamente da questo nuovo governo, dalla manovra, pianificatori come tutti, Candiani, voi siete arrivati in un momento difficilissimo, lei lo sa bene, e dicono non è abbastanza, noi così non ce la possiamo fare, anche perché tornando al discorso di prima, le autonomie, il nord e sud, purtroppo sono diversi, perché in alcuni quartieri di Napoli la gente col pane ci campa, e se tu lo sa bene del Maggiore, sa bene migliore, e se tu lo aumenti di prezzo c'è la rivolta, Candiani. Non c'è dubbio. E non creda che, questo lo dico purtroppo, in altre città la situazione sia meglio, perché anche il costo della vita è differente, ma anche le difficoltà poi per arrivare a prendere il pane diventano enormi. No, beh, è chiaro ed evidente che quello che può fare la Chiesa ovviamente è sollevare la questione in maniera anche dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, per cercare di portare il massimo di attenzione. Noi avevamo previsto, avevamo chiesto, ma lo chiedevamo già prima della legge di bilancio, una cosa ad esempio molto semplice, ma l'azzeramento ovviamente dell'IVA sul costo del pane. Tanto poco, ci sono prodotti da forno al 4%, ci sono prodotti da forno al 10%. Anche questo comincia ad essere una mano. È evidente che il costo è sballato per i costi di energia. Ma non è passata, Candiani? No, sto dicendo, questo l'avevamo chiesto, non è entrato. Poi totalmente nella dimensione in cui non lo avevamo voluto, questo non è entrato. Ci sarà adesso il passaggio parlamentare e su questo ovviamente contiamo ancora molto di poter incidere. Però è evidente che è una coperta che si accorcia sempre di più, perché i costi dell'energia, il panettiere, l'amico panettiere potrà confermarlo, sono ormai esplosi. C'è una bolletta che un anno fa era 1.500 euro, oggi è 2.500, se va bene. Il costo della farina, il grano duro... Però c'è Migliore che la sta guardando strano, perché dice quando stavo in maggioranza io me lo chiedevano a me, adesso lo dovete fare voi, no? Migliore, prego. Beh, ho capito, ma non è una soluzione, cambiare. Perché attenzione, qui non è che stiamo parlando di una scelta fatta dal governo che ha prodotto il rincaro del costo del pane o dell'energia, stiamo parlando di una situazione purtroppo complessiva, extra italiana, che stiamo subendo Candiani, cercando di coprire ovviamente con la coperta corta un po' dappertutto, sì, perché quando si parlerà poi degli stipendi si deve parlare anche di quello. Quando si parla ovviamente della capacità di una fabbrica di poter tenere i propri operai e non licenziare nessuno, si parla allora, anche di quello, e anche quelli sono costi. Candiani, è evidente che si deve riuscire a coprire tutti, perché sennò si fallisce il De Magistris. Mi perdoni. Devo dire che se sono arrivati già alla coperta corta siamo
forse già in una migliore, fase di migliore, non fare il coglione, no. La coperta era corta fin da prima. Come ti permetti? Come ti permetti? Scusi, Candiani, come ti permetti? Come ti permetti? Candiani, non sai cosa dire a tanti facendo l'insulto. Come ti permetti? Scusati, ti devi scusare adesso. Ti devi scusare, Candiani. Ti devi scusare, Candiani, ti devi scusare, sei un maleducato perché non sai cosa stai facendo, scusatemi, perché state mettendo sotto sopra un paese e sei un maleducato perché siccome non hai risposte, siccome non hai risposte, pensi di insultare il tuo interlocutore. Provocare Candiani, su queste cose è veramente Candiani, ignobile. Candiani, mi perdoni, Candiani, io la conosco da tanto tempo, mi faccia una cortesia, non usiamo queste parole in onda, non nel mio programma. Si deve scusare. Le chiedo la cortesia di scusarsi con Migliore, perché è una parola sbagliata quella, comunque la si pensi. Perché arrivare a queste provocazioni è veramente ignobile. Il panettiere prima ha fatto delle considerazioni serie. Partire Migliore non si dice in diretta la mattina, mi perdoni. Non c'è nessuna provocazione. Ripeto quello che ho detto e stia zitto Candiani quando parlo io. Prima di tutto. No, è quel paese. No, ragazzi, vabbè, adesso no. Non si può proprio non più, passiamo agli insulti, non c'è nessun motivo. Avete idee diverse, lei può essere in perfetto disaccordo con quello che dice Migliore, ma è la completamente prego, in confusione. Non gli insulti, è un non provocatore, le fa onore, è completamente è un provocatore. In confusione. Stiamo parlando di cose serie, introdotte dal panettiere. È completamente in confusione, purtroppo in confusione. Quando torniamo ci calmiamo e ci scusiamo pure. Candiani, mi faccio sta cortesia perché è la cosa migliore da fare, pubblicità. Mondo italiano. Mondo italiano. Allora, abbiamo passato un momento di grande tensione, credo che sia superato. Ricordate De Magistris? No, volevo uscire fuori da questa dialettica non affascinante, diciamo, di Candiani nei confronti di Migliore per provare a dare una risposta immediata al panettiere napoletano, che tra le tante misure, perché questa non è una manovra coraggiosa, è una manovra pavida, ce ne stavano due immediate che potevano dare una risposta. Togliere l'IVA nei confronti dei beni di prima necessità e tassare in maniera adeguata gli extraprofitti, cioè chi ha speculato sull'aumento del gas e quindi le bollette, e darle alle famiglie, cioè alle imprese. Cioè fare meglio la norma, così ma le bastano queste due cose, poi sono anche tante altre cose, ma queste due avrebbero dato respiro alle famiglie, respiro alle imprese, avrebbero tolto un'ingiustizia e invece mi pare che hanno tolto l'IVA ad altri beni che non sono proprio di prima necessità. Che volevo aggiungere una cosa migliore? No, che diciamo capita qualche volta, ma sono d'accordo con quanto ha detto De Magistris, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell'IVA, anche perché se si è al governo bisogna avere la responsabilità di affrontare le questioni per quelle che sono. Se per rispondere ad un panettiere si insulta all'interlocutore, non si va nella direzione giusta. Io penso invece che si debba fare un'operazione diversa, cioè questa è una manovra insufficiente, inadeguata, che non ha avuto la giusta lista delle priorità e che soprattutto continua ad avere un drenaggio di risorse dal sud verso il nord. Il sud è abbandonato e lasciato a se stesso e questa è responsabilità precisa del governo, perché questa manovra non ha un intervento che possa essere considerato un aiuto alla parte più fragile del paese, che non è una parte che deve essere ovviamente insultata sul piano dell'assistenzialismo, ma che deve essere considerata come una parte essenziale, senza la quale il paese non riparte. E con l'autonomia differenziata andrà ancora peggio, allora, avremo la spaccatura definitiva. Devo far rispondere i Candiani comunque su questo, perché lui è il Presidente del Governo, però Mille, un attimo di pazienza, tra l'altro sono in grave ritardo, però Candiani una risposta se me la riesce a dare abbastanza telegrafica e evitando di insultarci, perché non ci serve a nessuno. Telegrafica non gliela do, perché sennò sarebbe una provocazione ovviamente. E c'è un tema che è quello dell'IVA, noi questo tema l'abbiamo posto e la risposta ovviamente è che bisogna coniugarlo in sede europea, perché l'IVA è l'unica tassa che deve essere concordata sempre all'interno delle politiche dell'Unione Europea. Questo chi è stato al governo dovrebbe saperlo. Quindi il passaggio parlamentare sarà tempo utile per poter approvare anche questo tipo di riduzione. È evidente poi che c'è una diseguaglianza all'interno del Paese che è data anche da una struttura economica più fragile.
Però adesso non andiamo adesso a calcare la mano mettendo dentro temi impropri come quello dell'autonomia piuttosto che altro. Qui stiamo subendo una crisi economica che colpisce tutti nel paese. Poi se da una parte colpisce più grave più l'altra, bisogna dare una mano a chi è più... Candiani, ma se la situazione è così grave, le pare... Scusami, ma ti sembra proprio perché è così grave che adesso devi mettere benzina sul fuoco e fare l'autonomia differenziata? Cioè, no, guarda, mi sembra... se parliamo di autonomia e togliere il reddito cittadinanza. Facciamo una cosa, signori. Però c'è bisogno un po' più di tempo a rispondere rispetto a... Ecco, no, ha ragione. Allora, vale mia tutto. Colpa, vale ho finito il tempo, quindi sull'autonomia torniamo perché è un grandissimo tema e credo che il tema Nord e Sud meriti di essere sviluppato, per cui siete tutti rinvitati. Brambilla, anche lei, perché peraltro so che sta preparando un libro sulla questione Nord-Sud, io la rinvito già mercoledì perché mi devo scusare perché oggi siamo andati molto lunghi perché onestamente il racconto di Ischia mi ha preso molto tempo e non c'era verso di accorciare quella parte che era molto importante per noi, quindi vado in pubblicità già avvertendovi che è entrato nel mio studio Walter Veltroni, che viene qui col suo nuovo libro, perché lui ormai racconta la realtà attraverso i film e i libri, ma io gli chiederò anche un po' di guardare insieme a me la realtà del paese. Pubblicità, grazie a tutti voi. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, 13.06, nel mio studio è entrato Walter Veltroni, è già arrivato Paolo Sottocorona per le sue previsioni. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Allora, questa nuvolosità che interessa al nord e parte del centro con delle piogge è la vera e propria perturbazione. Questa, nella parte meridionale, e quindi miriamo ovviamente alle zone della Campania, è piuttosto debole, quindi non porta diciamo fenomeni significativi o intensi. Però qui a sinistra, a ovest, ci sono dei temporali, quindi da questa parte entra un altro maltempo. Vediamo allora la sequenza in questi giorni. Per oggi vedete che c'è qualche pioggia al centro, qualcuno arriva al sud, ma sono piogge deboli, solo diciamo in maniera isolatamente moderata. Però domani la situazione è diversa, perché abbiamo questo asse che prende l'Alto Tirreno, diciamo la Sardegna, il Tirreno, il sud... Infatti. E qui abbiamo di nuovo fenomeni intensi. Ischia teoricamente no, diciamo. Speriamo. Quindi questo potrebbe essere. Aspetta, la giornata successiva abbiamo ancora zone di maltempo molto intense, sempre al sud, ma sulle zone interne, sul versante Adriatico e non Ischia. Sembra, diciamo, mi racconti meglio, mi pare capire che ripeggiora nella parte meridionale del paese. Sì. Grazie Paolo. Allora, in tutto questo, Walter Veltroni è andato alle stampe un ultimo libro che si chiama La più bella del mondo. Indovinate di cosa parla? Della nostra Costituzione raccontata, ragazzi e ragazzi. Io voglio accennare una cosa però, perché Walter ha fatto un film bellissimo, secondo me lo voglio giusto citare perché l'ho molto amato, è un film che si chiama È stato tutto bello e che è un titolo perfetto per raccontare la parabola umana e sportiva di Paolo Rossi. È un film commovente, meraviglioso, ed è insomma, ci ha molto toccato, ecco, diciamo che a casa mia Paolo Rossi è un pezzo di vita, è un bellissimo, volevo dirtelo perché veramente è un film che ci ha commossi. Allora invece, La più bella del mondo, ebbene questa Costituzione è più bella del mondo, però continuamente viene strattonata, come ben sai Walter. E sai cosa che mi colpisce? Cioè, questo è un omaggio al 75esima compleanno della Costituzione e che è nata sulle ceneri del fascismo, cosa che dovrebbe essere comunemente come dire, accettata. E invece questa destra in alcuni momenti sembra non aver risolto i conti con il passato. No, ci sono tanti momenti adesso da quando sono state vinte le elezioni in poi in cui qualcosa... tu che te ne sei fatto? È una destra post-fascista o non lo è? Non lo so, è una destra populista come ce ne sono in tante parti del mondo, come c'è negli Stati Uniti, come c'è stata in Brasile e in altri posti. Diciamo, per me il fascismo ha una sua gravitas che non deve essere usata con troppa facilità, perché il fascismo è stata la guerra, è stato... la persecuzione degli ebrei, di coloro che non la pensavano come chi era al potere, è stata la collaborazione alla deportazione, ai campi di sterminio,
Insomma, è stato qualcosa di molto grave. Io ogni volta che vedo usare questa definizione penso che ci sia un eccesso di propagandismo, ecco, anche per non vedere i pericoli veri che ci sono in un certo populismo, diciamo, di un certo tipo. Non credo sia giusto chiamare in causa il fascismo così come è stato, per quello che è stato di terribile nel nostro paese, anche di collaborazione. E cos'è che ti preoccupa? Per questa Costituzione più bella del mondo, dicevamo che sarà spesso strattonata, si è tentato di, perché sai, aggiornarla ha pure un senso in alcuni casi, però si è tentato un po' di cambiarla a colpi di martello, no? Ti preoccupa qualcosa? Per esempio l'autonomismo della Lega ti preoccupa? Ne abbiamo parlato fino adesso anche con Cassese. Ma guarda, io ci tengo a stare ai principi della Costituzione e la bellezza della nostra Costituzione è che è un insieme di regole e però è anche un'utopia, cioè indica il modello di un paese possibile, di un paese nel quale sarebbe bello vivere, pensa all'articolo 3 o all'articolo 9 o a cominciare ovviamente dall'articolo 1 e ha consentito la discussione che fecero i costituenti, e parliamo diciamo di persone di un certo livello, ha consentito di mettere in campo degli strumenti per modificare la Costituzione, perché la democrazia non è un oggetto da antiquariato, la democrazia si invera nel tempo storico nel quale si trova, e se non riesce a inverarsi rischia di essere messa in discussione, e questo è uno dei grandi temi del nostro tempo. Quello che ci vorrebbe è una visione d'insieme, perché la Costituzione non si riforma a spot. La maggioranza che vince si cambia la Costituzione come vuole. Io penso che, per esempio, questa riduzione del numero dei parlamentari fatta in quel modo, senza gli equilibri necessari, la riforma dei regolamenti parlamentari, senza una visione d'insieme, non abbia, lo vediamo, accelerato i processi di decisione. Si è ricominciato con i decreti legge, tutto come era prima. Senti, hai citato l'articolo 3. Liliana Segre, che è una grande maestra per me, ne parla molto spesso. Dice che se si applicasse fino in fondo quell'articolo, l'Italia sarebbe un paese giusto e migliore. Tu lo racconti attraverso una storia molto bella, devo dire, la storia di Anna, una ragazzina che si innamora di una sua compagna di scuola, si innamora di un'altra ragazza. E questo le crea molti problemi. Ecco, che cosa dici del tema dei diritti? Sei preoccupato per questo? Anche quello sta diventando uno scontro ideologico, no? La legge Zan. Cioè, io ho sempre la sensazione che ci sia un po' il dibattito che va oltre poi la realtà delle cose, che è molto semplice. E come tu racconti con la storia di Anna, è legata all'amore. Ma vedi, io ho cercato di raccontare i principi fondamentali della Costituzione, e poi il professor Francesco Clementi ha corredato con le sue riflessioni attraverso delle storie di bambini. Lo racconto ai bambini, ai ragazzi, e quindi ho cercato di tradurre i principi nella vita di ragazzi in modo tale da facilitare la lettura e anche il coinvolgimento emotivo. Beh, io penso che il tema dei diritti rimandi al grande tema di questo nostro momento storico, quello del quale peraltro pochi si occupano, che è il tema della libertà. La vera posta in gioco, chi ce l'avrebbe mai detto dopo il 1989, è la libertà di essere come vogliamo essere, con le nostre preferenze politiche, culturali, religiose, sessuali, essere liberi di essere noi stessi, naturalmente rispettando il diritto di altri di essere a loro volta loro stessi. È questo che viene messo in discussione. Se viene messo in discussione questo, viene messo anche in discussione lo strumento istituzionale di cui la libertà si è giovata, che è la democrazia. Non ti vorrei rattristare, perché so che non ami parlare di PD in questa fase. No, non mi rattristare. Ti posso anche capire, ma no, perché il tema che premi della libertà mi incuriosisce. Ma la sinistra è capace in questa fase di essere la paladina di questa libertà, o se la sta scordando pure la sinistra la libertà? Non mi rattristare, non è male. No, la libertà è un tema che dovrebbe riguardare tutti. La libertà quando viene confiscata, ed è stata confiscata anche da sinistra, virgolette, perché
nei paesi dell'est prima dell'89 la libertà veniva confiscata, ci sono tanti come esempi no. di libertà confiscate, quindi è qualcosa che attiene ad una preoccupazione, dovrebbe essere generale. Poi la sinistra, almeno quello che diciamo nel mio cuore è scritto con questo nome, dovrebbe essere più attenta alla difesa dei valori. Vedi, ti faccio un esempio, a me colpisce quello che sta succedendo in Iran, no? In Iran in questo momento c'è una battaglia condotta da, in primo luogo, da donne, da ragazze, in difesa della libertà di essere se stessi. E questo avviene nel silenzio del mondo. Nel silenzio del mondo. Io mi ricordo quando ci fu il colpo di Stato in Cile, il mio 11 settembre è quello del 1973, noi non dormimmo la notte per organizzare assemblee, stampare volantini, concerti con gli intillimani, perché quei ragazzi sbattuti nel carcere dello stadio, diciamo nello stadio diventato carcere di Santiago, erano miei fratelli. Ma adesso è possibile che l'unica cosa che si riesce a fare è un tweet per quelle ragazze che si stanno battendo, che muoiono a centinaia? Cioè, vorresti vedere una piazza tu su questo, ma quantomeno, una mobilitazione? Io vorrei vedere che tornino a incarnarsi nella passione politica e civile quei valori che stanno scritti nel DNA dei democratici. Senti Walter, speriamo che avvenga. Questa Ischia oggi, c'è Ludovica Cirello per noi, ci ha fatto un racconto spaventoso, ha camminato nel fango per molto a lungo, ha fatto vedere calche. Cosa sono? Le cancelle a terra, Ludovica? Questi sono alberi, Mirta, siamo finalmente arrivati a valle della colata e del nostro racconto. Ti faccio vedere, giusto questa casupola che vedi qui era un'edicola, è partita da dove siamo partiti noi questa mattina, da Piazza Bagni, e ha fatto tutta la strada abbiamo fatto anche noi. E infine ti faccio vedere anche questi bus che sono praticamente seppelliti nella sabbia. Fino a pochi minuti fa c'erano anche i sommozzatori qui che nel mare cercano anche gli ultimi quattro dispersi. Allora, devo correre in pubblicità, resti. Ludovica, però le immagini parlano da sole, Beltroni. Torniamo a pubblicità e ti chiedo un commento su Ischia. Pubblicità. Mambo italiano. Mambo italiano. Allora, Walter Beltroni, dicevo all'inizio che osservi la realtà, seppure ormai in forme diverse, questa tragedia così annunciata, Ischia, l'ennesima, no? Che però oggi ci consegna 8 morti, una famiglia intera decimata, che cosa ti fa pensare? Mi fa pensare che oggi è la tragedia di Ischia, che è ancora più grave perché è una tragedia annunciata, cioè si sapeva che il territorio di Ischia era a rischio e nonostante questo si è approvato tra applausi e fescennini un decreto che condonava, diciamo, una parte di questo obbrobrio. Però non è un problema solo di Ischia, è un problema che c'è in larga parte d'Italia e in generale noi ci dobbiamo abituare a pensare che la variabile atmosferica, quella della quale abbiamo sentito con preoccupazione la descrizione nelle previsioni del tempo, che una volta erano così un passatempo col colonnello Bernacca, hanno degli effetti sociali. Ci sono milioni di emigranti per cause naturali e ci sono ogni anno migliaia e migliaia di morti in tutto il mondo per inondazioni, terremoti, frane, eccetera. Quando ci si renderà conto che quella ragazzina che si chiama Greta Thunberg non era una matta, ma ha urlato la verità ai potenti che non sentivano e non sentono, come dimostra COP27 la sua conclusione, probabilmente le politiche che si faranno saranno ispirate a questo. C'è anche Greta nel libro, tra i tanti bambini che incarnano una storia della Costituzione, la più bella del mondo, raccontata ai ragazzi e alle ragazze, perché naturalmente sono loro che devono capire che è ancora viva, vitale, e che ci serve sempre di più, no? Mi verrebbe da dire. Eh sì, è uno strumento. Grazie a Walter Beltroni, grazie a tutti voi, ci vediamo domattina come sempre. Ciao. Mamma!